sono solo, ma sono in compagnia del grandissimo Giampo del canale Instagram Mazinga Zero Italia. Ve l'ho sempre nominato nei miei video, ma non ve l'ho mai mostrato di persona. Eccolo qua. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, Andrea. È un piacere, Giampo, come stai? Tutto bene, grazie. Allora, come vi dicevo, Giampo è il creator, è l'editor, è il guru del canale Instagram Mazinga Zero Italia, che è un punto di riferimento in Italia per tutti gli appassionati dei robot nagayani e non. Allora Giampo, parliamo un attimo prima velocemente del tuo canale. Sì. Come ti è venuta l'idea di aprire quel canale Instagram e quali sono le idee che tu vuoi proporre in quel canale per il prossimo futuro? Allora, innanzitutto penso che di canali di Mazinga, comunque di quelli che trattano gli anime, i cartoni animati e compagnia, ce ne sono tantissimi, quindi indipendentemente dal mio canale ce ne sono tanti altri. Io l'ho aperto per una passione mia personale, perché avevo voglia di dire le mie cose, di scrivere le mie cose, i miei pensieri su quello che comunque sia c'è nel mondo degli anime giapponesi, soprattutto ecco, riguardo i super robots giapponesi del maestro Nagai. Quindi diciamo che è stata più una forma egoistica quella di aprire un canale mio e di cercare di prendere quante più persone possibili. Sta andando abbastanza bene, sono contento, il canale piace, quindi va bene così. Nel prossimo futuro, niente, sempre novità, sempre curiosità, critiche e non ai vari prodotti che sono usciti in questo momento, quindi Gol 3Q. GX105, non tanto tutti. Per ricordare qualcosa, perché ce li ho qua, sia il 105 che Goldrake. Sì, dovete sapere che Goldrake U non è proprio nelle grazie del nostro Giampo, ma devo dire che anche io sono molto critico verso questa serie, perché la trovo un po' troppo stravolta rispetto all'originale. Certo, c'era da aspettarselo, perché chiaramente è un prodotto destinato a un pubblico nuovo, però sarebbe stato anche carino che avessero pensato più a una sorta di legacy nei confronti di tutti gli appassionati storici, no? Di tutti noi che ci siamo cresciuti e che ormai siamo non più troppo bambini. Ok, ma una curiosità, Giampo, dove trovi tutta quella miriade di notizie, come ho sempre detto, relative a questi robottoni? Perché veramente, come diciamo a Roma, lo sbucia fratte, riesce a scavare, a trovare novità di tutti i tipi. Hai un metodo in particolare oppure tanta ricerca. E tanta passione, ovviamente. E tanta passione. Uno mette le parole chiave che servono nei vari motori di ricerca, li metti là, traduci quello che devi tradurre, se c'è in inglese traduci, se c'è in giapponese traduci. Quindi insomma è anche un lavoro, tra virgolette, un po' certosino quello che si fa all'interno di ovviamente. Che però diverte, a me diverte tanto. Quando riesco a mettere qualcosa, tra virgolette, in anteprima, perché l'anteprima poi si tratta di minuti tra una pagina e l'altra, però c'è anche questo modo di, tra virgolette, guerreggiare tra pagina e pagina. Una competizione sana. Una competizione sanissima, non sana, anche perché li conosco quasi tutti, le altre pagine, quindi non può esserci una competizione negativa, ma soltanto scherzosa e di divertimento. E poi, come potete immaginare anche dalla sua presenza qui oggi, cioè chi, diciamo, colleziona robottoni, siamo un po' tutti amici alla fine, perché c'è una passione comunque che ci unisce, c'è una rivalità, diciamo, sui numeri dei vari canali, però poi alla fine, se quando ci si riunisce, è sempre una gioia infinita per tutti. Allora Giampo, però qual è il motivo per cui siamo qui stasera? Perché ho lasciato i piedi di casa all'ufficio. È un asilo politico? No, assolutamente no, nessun asilo politico. Oh, chiaramente non è un segreto, come avevo già annunciato, dobbiamo fare la nostra mega recensione di un prodotto che ha appassionato molto gli amici collezionisti di robottoni. Qualcuno è già rimasto meno soddisfatto, altri lo osannano, e oggi cercheremo di dare un po' un riassunto generale di come la pensiamo veramente su questo prodotto. Anche perché di cose da dire ce ne stanno parecchie. Decisamente sì. Sia in positivo che in negativo. Come sempre in questi casi. Perché parlare troppo bene delle cose fa bene e fa male allo stesso tempo, perché poi trovi sempre qualcuno che trova la pecca. Ah, però lì mi hanno detto che il robot era perfetto, invece perfetto non è. Cerchiamo di dire tutto, sia il bene che il male del prodotto, perché siamo onesti. La recensione deve essere sempre onesta, non si può parlare solo bene, si deve anche dire se c'è una cosa critica, una cosa sbagliata, soprattutto in un canale come questo che non è sponsorizzato al momento dagli editori, quindi posso dire la mia. Poi aiutatelo, c'è bisogno. È vero, se in un futuro magari dovessero sponsorizzarmi, io dirò sempre la mia, perché comunque
un patto da fare con chi sponsorizza, sempre che uno deve dare un giudizio obiettivo, perché fare il lacchè non porta da nessuna parte, tanto poi la clientela se ne accorge se un prodotto ha delle problematiche o meno, si rischia solo di fare brutte figure. Quindi la correttezza verso il proprio pubblico è dire il pensiero onestamente. Allora, chiaramente, come avete capito già dal titolo e dal reclame che vi ho fatto nei video precedenti, stasera si parla del Mazinger Z di Hachette Fascicoli, che tra poco vedremo, e che chiaramente, come tutti sapete, è un'importazione diretta della collezione giapponese ideata da Hachette Collection Japan, che ha viaggiato con 2 anni d'anticipo rispetto a noi e che, grazie all'interessamento di tutti i ragazzi del gruppo Facebook, che saluto, e di me e degli amici dei canali robotici, siamo comunque riusciti a convincere l'editore a proporre anche in Italia. Speriamo ovviamente in future pubblicazioni sempre sullo stesso tema. Per il momento ci hanno riaccontentato portando qui anche il grande Mazinger di Hachette, che abbiamo appena cominciato tra virgolette a montare, ma che in realtà nel numero 1, che tra l'altro andrà pubblicato nella giornata di venerdì, oggi quanto teniamo? Giovedì? Oggi è giovedì. Nella giornata, no, perché ho caricato il video del 101, giovedì, giovedì, venerdì, è giovedì. Numero 1 del grande Mazinger, che in realtà è numerato 101 e di cui vedrete appunto il primo video di montaggio questo venerdì, cominceremo anche questa nuova avventura. Allora, poi chissà se un domani molto lontano Aniwa Studio ci regali anche il Goldrack per finire la trilogia. Ah, magari, quello penso, caro Giampo, sarebbe il sogno di tutti. Sarebbe da Ola, praticamente. Uno dovrebbe dire ad Hachette, mandare un mail bombing ad Hachette appena finito il grande Mazinger e dire: perché non fate anche in modo di creare un Goldrake degno di questo nome? Così, no, più che altro è che c'è una trilogia sì, completa. Cioè, fermarsi al grande Mazinger, sì, per la stretta di mano, sì, per il lungometraggio e compagnia bella, però, sai, c'è una trilogia, rispettiamola. Quello sì, sarebbe la cosa più logica da fare, anche per completare questo cerchio, diciamo, no? Ipotetico, no? Che racchiude le opere principali del maestro Nagai. Quindi, Hachette Fascicoli, se ci stai ascoltando, ricordati che noi siamo in attesa, dopo il grande Mazinger, anche del Grandizer oppure Goldrake, così Goldrake, come non vi sbagliate, mi Goldrake, che sennò magari fate il Grandizer U e no, non ce l'ho. No, quello no, Goldrake. Il Goldrake classico, il vintage, quello degli anni 70, insomma. Esatto, Goldrake che in molti spererebbero con un con uno spacer di proporzioni ciclopiche, lo metti in garage, no? Appunto, no. Cioè, bisognerebbe mettere fuori la macchina e parcheggiarci lo spacer, no, per avere una cosa, perché facendo un conto così a occhio, no? Tanto a 32, gli basterebbe. Esatto, perché quanto dovrebbe essere grande alla fine un ipotetico spacer, visto che già il grande Mazinger sarà di 90 cm. Cioè, almeno Goldrake dovrebbe superare il metro. Un metro 80 dovrebbe essere in circolare, 1,80 m. Diventa una cosa, cioè, neanche sul tavolo, che tra poco inquadreremo, entreremo. No, quindi, ma quante uscite potrebbero fare? No, è impossibile. Su quello magari penso non sarebbe troppo un problema, perché magari pur di spennarci a fondo arriverebbero a 300 uscite. È una follia. Ma sarebbe pazzesco. Io da editore, cioè, penso che ogni cosa che metto in progettazione per magari fare un Gold Q mi costa l'ira di Dio, quindi o alzi di tanto la spesa che devi poi mettere al cliente finale, quindi adesso ce la caviamo sui 50-60 euro ogni volta per quelli che hanno, diciamo, l'abbonamento. Col Goldrake io c'ho pure che arrivi ai 120-130, nel caso di una spesa sicuramente diventa una spesa un po' improponibile, per quanti ne potrebbero fare, insomma, gli altri si danno qua. E poi diciamo pure, cioè, quante persone avrebbero la possibilità di esporlo in casa senza problemi di spazio? Io dico, la butto là, il giornalista? Probabilmente. Ma però, diciamo, per noi comuni mortali... Vogliamo dire anche il sensei? Anche il sensei forse potrebbe. Magari se lo mette lì al negozio, chi lo sa? Pensa, se lo schiaffo morale ce lo davo straccione. Se lo schiaffo morale sul Goldrake, compreso di spese di 1,80 m, ce lo dà lo straccione... Io penso che gli regalo tutta la collezione mia, tutta, in blocco, gliela regalo, dico, non so più nessuno io. Comunque, ragazzi, ovviamente si scherza, perché in realtà è molto improbabile che venga proposto con lo spacer, quindi no, non fateci la bocca. Al momento è proprio improbabile che venga proposto il Goldrake. Ecco, diciamo, c'è stata una specie di preallarme quando ci fu la riunione lì in Giappone, aperta, diciamo, alla stampa,
da parte di Hachette Collection Japan, dove era presente anche Otaku Style, il famoso youtuber. Ciao Otaku! Che lui, pur essendo argentino, risiede lì in Giappone, e lui ha menzionato una fantomatica immagine dove si vedevano i due modelli di Mazinga con una sagoma del Grandizer un po', se non ho capito, offuscata. Sì, no? Un sì, po'... vabbè, ma quelli sono al momento sono a bocchi. Infatti, io li chiamo a bocchi. Diciamo, non possiamo esserne sicuri. C'è questa postilla, questo piccolo, diciamo, input che ci è stato dato, ma un tarlo, esatto. Ovviamente poi l'ipotetica uscita di un Grandizer dipende molto da come va la vendita del grande Mazinga, quindi se voi volete sperare tutti in un Grandizer, fate la collezione del grande Mazinga, tirate fuori il denaro, i soldi, come si dice a Roma, i sordoni, perché è vero che comunque, diciamo, Hachette e ha già dei piani probabilmente su come gestire queste cose, però è anche vero che se loro vedono che c'è un certo riscontro di pubblico e un certo incasso per loro di diciamo notevoli proporzioni, è chiaro che non vogliono lasciare la gallina dalle uova d'oro, no? Quindi sarebbe tutto nel loro interesse cercare di proporre un nuovo modello, un po' come è successo con la corazzata Yamato, no? Un po' come è successo con la corazzata Yamato, però ti dico anche un po' come è successo proprio con il Mazinga Z, perché prima del Mazinga Z non c'era questo tipo di collezionismo robotico, tra virgolette, di Hachette. C'era per quanto riguarda i veicoli interstellari, per quanto riguarda la Yamato, per quanto riguarda l'Arcadia e compagnia bella. Però un robot in sé per sé, cioè, io vado indietro con la mente, a memoria non me lo ricordo, quindi è stato tra virgolette un rischio che Hachette ha preso comprando diciamo, i diritti giapponesi di Aniwa per il Mazinga Z. Quindi, avendo comprato anche il grande Mazinga, loro già hanno riscontrato un successo, perché se no non avrebbero neanche preso il grande Mazinga. Bisogna vedere adesso se è un successo che va ad impennare o un successo che va a calare. Se il successo va a calare, addio Goldrick. Se il successo va a impennare, possiamo avere qualche speranza. Il gigante di Flid probabilmente sarà alto così, da terra, però io lo farei. Anch'io. Magari mi vendo la collezione, però lo faccio. Consiglio nostro da amici, procuratevi anche già un buon avvocato divorzista, perché è probabile che, assolutamente, serva in quel caso. Okay? O dovete andare molto a compromessi con la vostra compagna, il vostro compagno, chi che sia, perché inizia ad essere una cosa un po' ingombrante. Un po' ingombrante e dispendiosa, perché sicuramente più andiamo avanti e anche il costo mensile da affrontare probabilmente si innalzerà, perché un po' la situazione internazionale, un po' forse anche un po' di manovra speculativa da parte dell'editore che magari pensa di monetizzare di più, che ci potrebbe anche essere. Con questo non dico che Hachette operi in questo modo, ma può sempre esserci la volontà. Mi sta venendo un ghigno, lo rimetto a posto. No, perché come dicevano anche oggi nel telegiornale, a proposito di un altro episodio che riguardava una famosa influencer, diciamo le aziende, diciamo le aziende normalmente non fanno affari per fare beneficenza, lo fanno per monetizzare e avere introiti, quindi è chiaro che poi alla fine tutto può succedere. Allora, bene, fatte queste premesse sul futuro ipotetico Grandizer della Hachette, iniziamo invece a parlare di questa collezione che è appena terminata, no? Quindi del Mazinga Z. Sì. Allora, la prima domanda che ti farei in qualità di esperto del Mazinga Z è: quanto corrisponde questo Mazinga Z di Hachette all'anime? Ovvero, quanto è somigliante a livello di sculpt, di proporzioni generali, di diciamo estetica complessiva? Quanti secondi ho per rispondere? Tutti quelli che vuoi, tanto poi tagliamo e cuciamo qui. Allora, io trovo assolutamente magnifico lo sculpt di questo prodotto. E lo dico con tutta sincerità, io sono un detrattore assoluto del GX105, però sono allo stesso tempo amante del GX70, che secondo me rimane nel collezionismo robotico, perlomeno dei Chogokin, il più bel Mazinga Z mai fatto. Questa è la mia personalissima opinione, poi lo so che andrò incontro a shitstorm di qualsiasi tipo per quanto riguarda il 105, ma non mi interessa, come ho detto in precedenza, sono molto sincero. A mio gusto il 105 non piace. La cosa bella di questo modello, io guardo qui perché il modello è lì, ragazzi. Sì, quindi, poi dopo ve lo inquadreremo. Non sono strabico, nel senso, lo so che la telecamera è lì, ma purtroppo il robot è là, quindi guardandolo posso dire che è meraviglioso.
la testa, forse anche meglio del GX70. Arrivo a dirti addirittura questo. Secondo me l'hanno migliorata di tantissimo ed è uno scalpel completamente nuovo. Quindi, a differenza del GX70, lo scalpel della testa, che è perfetto questo, non lo vedrete in nessun altro modello, perché non esiste uno scalpel così in nessun altro modello. Per quanto riguarda il corpo, e mi riferisco dalle spalle ai piedi, partendo dall'alto, lo trovo molto simile alla concezione di Shogokin anni 90, quindi parliamo del GX01 e del 97, e vedo questo petto imponente, cioè mentre il petto del GX70 è molto sottile, è tutto molto sottile in quel robot, ma perché? Perché deve essere vicino al lungometraggio che è stato fatto nel 74. Questo robot lo trovo molto molto simile al GX01 per quanto riguarda la fattezza del petto, l'imponenza è delle spalle, del petto, il busto, anche la stessa mutanda, la vedo ampia, molto molto super dotato. parlando di mutanda ampia, è molto super visto dotato. Anche il missile centrale che è stato fornito, il missile centrale è uno scalpel completamente diverso, quindi non è somigliante a nessuno, è un modello nuovo di Mazinga Z, questo è sicuro, è un modello nuovo di Mazinga Z ed è forse il più perfetto che io abbia mai visto commercializzato. Alla fine, la cosa bella di questo robot è che è tutto completamente in metallo, partendo dallo scheletro interno alla parte esterna, quindi partendo dai piedi, le gambe, le braccia, busto, mutanda, petto, il tripudio dell'acciaio, facciamo così, il tripudio dell'acciaio, e questa è una cosa che piace. E come ti ho detto prima, io non trovo nessun altro robot simile a lui, quindi non posso fare delle comparazioni dirette con nessun tipo di prodotto. Questo è un altro Mazinga. Il Mazinga perfetto non esiste, ragazzi, quindi scordatevi che questo è diciamo il robot come dice definitivo. Qualcuno, beh, io non voglio dire, però qualcuno dice ah, questo è il Mazinga definitivo. Il Mazinga definitivo, ragazzi, non esiste, perché ognuno ha il suo Mazinga. Esatto, ognuno ha quello che gli ispira di più, che gli piace di più, no? Assolutamente. È un po' soggettivo. Poi, come abbiamo sempre detto, Giampo, anche nello stesso anime, parliamo di quelli storici, non dei vari remake più recenti dotati di CGI, no, dove le proporzioni sono sempre, diciamo, giuste, ma nei cartoni animati, negli anime storici, il disegno del personaggio, del Mazinger Z, o anche del grande Mazinger o del Goldrake, variavano da scena a scena delle volte, perché sì, comunque c'erano più mani che lavoravano, esatto, allo stesso esatto, prodotto, spesso erano disegnati da più persone, no? Quindi parlare alla fine di fedeltà diciamo all'anime è sempre relativo, perché si prendono a campione le immagini, diciamo, più quotate, no? Però poi alla fine, giustamente, da una quadratura all'altra può esserci differenza, quindi alla fine non abbiamo un vero e proprio una legge universale. No, non ci sono misure prestabilite su nessun tipo di disegno, quindi anche perché, come ha detto giustamente Andrea, era tutto fatto a mano. Su ogni scena magari c'erano tre disegnatori, veniva disegnato da più mani, e quindi insomma comparare i vari disegni l'uno con l'altro e dire questo è Mazinga non si può fare, perché questo è Mazinga, questo è Mazinga, questo è Mazinga e questo è Mazinga, cioè ci sono quattro disegni di Mazinga che se uno li mette vicino uno all'altro sono tutti e quattro diversi, quindi non esiste il Mazinga definitivo, e lui ne è la riprova, perché è completamente diverso da tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Concordo su tutta la linea, è sicuramente un modello che ci soddisfa molto in linea generale. Certo, c'è qualcuno degli amici che l'hanno costruito che magari non sono altrettanto soddisfatti, perché qualcuno ha avuto problematiche di montaggio, qualcuno ha avuto malfunzionamenti nel test finale, no? Dove vedevamo se tutto quanto era ok. Ecco, purtroppo se dobbiamo parlare forse di un problema legato a questo modello, è proprio come primo dei problemi da elencare il fatto che non ci abbiano fatto testare le centraline e il telecomando fin dall'origine, quindi non siamo stati in grado di capire subito, prima di montare le parti all'interno del robot, se c'erano dei problemi di funzionamento specifici. Quindi chiaramente chi alla fine si è trovato nella condizione di doverci rimettere mano, giustamente si è un po' contrariato, perché ha dovuto rismontare i vari pezzi. Io però ti posso dire una cosa, Andrea, che io le prove le ho fatte
e l'ho fatta con la scatolina, quella che ti ricordi ci hanno dato le prove luci. Ma, la centrale, ma le schede elettroniche, le non siamo stati in grado di provare. Ma quella era un punto interrogativo. Fino a questo è stato il grosso danno, diciamo, tra virgolette, perché in realtà poi la scheda principale del Mazinga Z è all'interno del petto e quindi costringeva comunque a rimuovere le corazze esterne, il piccolo telaietto in plastica, insomma c'era da smontare qualcosa, non che fosse un lavoro di eccezionale quantità, no? Ma comunque richiedeva una perdita di tempo ulteriore che tanti logicamente hanno visto un po' di in cattiva luce questa cosa. Però diciamo che nel complesso la maggior parte di coloro che hanno fatto questo modello alla fine se lo sono ritrovato funzionante, quindi diciamo sono pochi quelli che hanno avuto veramente problematiche serie. Nel gruppo, perlomeno da quello che ho visto nei vari post, una decina di persone avranno avuto problematiche di test finale. Nella maggior parte dei casi comunque c'è stato un pieno funzionamento fin dall'inserimento delle batterie. Ci sono problematiche legate a questo discorso, adesso ne parleremo più approfonditamente in corso di recensione, ma comunque possiamo dire in linea più sintetica che a problemi a parte, tutto sommato, almeno a livello di immagine, possiamo ritenerci soddisfatti. Anzi, no? Io ne approfitto e faccio i miei complimenti a Miriam. Assistenza clienti che ormai è diventata nostra amica, perché poi non lo sappiamo. Anzi, no, penso che lo sappiate, insomma, gli ha fatto la collezione. Credo che almeno una volta abbia contattato il servizio clienti di Ashet. Devo dire la verità, io faccio i complimenti ad Ashet per aver scelto Miriam in particolare perché mi ha risolto non si sa quanti problemi dal punto di vista di componentistiche, perché magari arrivavano dei pezzi che sono graffiati, arrivano dei pezzi che sono poco allineabili, quindi che fai? Chiami Ashet e gli dici guarda Ashet, ho questo problema. E Miriam comunque li ha sempre risolti. Miriam, come anche l'altra collega che purtroppo non ricordo il nome, ma diciamo che hanno un ottimo servizio clienti. Quindi anche se c'erano delle problematiche all'interno del robot, di schede, di luci, di componentistica, roba varia, loro risolvevano il problema e ti mandavano il pezzo entro 10 giorni, 15 giorni. Sì, il tempo tecnico è una decina di giorni circa. E tu risolvevi il problema. Ovvero, logicamente, in base alla zona dove uno abita. Assolutamente. Non isole comprese. Servizio clienti promosso a pieni voti. Io so che qualcuno 10 su 10. Inizialmente, a inizio collezione, invece aveva fatto anche una mail un po' polemica verso il servizio clienti, tant'è vero che io mi sono scusato poi con il servizio clienti stesso a nome anche del gruppo Facebook, riportando che l'opinione espressa da quella persona era relativa solo a quella persona e che non era il pensiero comune del gruppo. E questo me l'avete dimostrato tutti, perché alla fine nell'episodio conclusivo in cui siamo tutti riusciti a completare il nostro mazzingone, i giudizi della maggior parte degli amici del gruppo Facebook sono stati positivi, quindi evidentemente era solo quella persona che la vedeva in una maniera così negativa. Diciamo che è stato più il buono che il male, dai. Sì, alla fine sì, è stato molto più il buono che il male. Esatto. Poi ragazzi, tutte le collezioni build up, ma anche gli stessi Chocokin di Bandai, eccetera, può capitare quello difettoso. Solo che non te lo cambiano, mentre per Ashette i pezzi te li rimandano, Bandai un po' meno. Te se fila proprio. Quindi tutto sommato, non possiamo dire che Ashette non abbia cura verso il cliente. È normale che qualche pezzo, quando si stampa in serie, possa venire difettoso. Ci sta. L'importante è che l'editore ci cambi sempre i pezzi. Purtroppo, vi ricordo che c'è la regola che il cambio viene effettuato solo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione. Quindi io esorto, per chi comincerà adesso il grande Mazinger, a non attendere prima di montare. Montatelo in tempo reale. Non dico che lo dovete montare lo stesso giorno che vi arriva, logicamente, ma non aspettate mesi, nel senso che nell'arco della mesata montate il pacco che vi è arrivato, perché altrimenti potreste avere seri problemi a reperire le parti di ricambio, e dopo lì non è più colpa dell'editore, perché loro dicono che avete 6 mesi di tempo, quindi sta a voi non superare quel limite, ragazzi. No, anche perché costruirlo vuol dire comunque già avere un impatto visivo se il pezzo funziona con bacia. Certo, più diretto su cosa sta succedendo, no? So che magari può... Ma no, ma neanche più di tanto, perché poi comunque sia, se lo montate avete meno cose in giro. Questo è sicuro. Quello è un buon motivo. Perché sennò va a mucchiare tutti i cartoni e è peggio, quindi
fatelo ogni volta che Gianpo mi sta dicendo così, perché voi non lo vedete adesso, ma da una parte c'ho praticamente un magazzino di scatoloni di varie cose messe lì. Andremo tutti ad abitare sotto i ponti tra un po', perché le nostre mogli ci leveranno tutto, pure le collezioni ci toglieranno, quindi... No, però veramente, montatelo subito, appena vi arriva il fascicolo con il componente da montare, montatelo, così vi renderete conto se il pezzo va bene o se il pezzo va male. Come ha detto giustamente Andrea, prima chiedete i pezzi di ricambio a Shet e prima ve li mandano. Esatto, e meno problematiche avrete in futuro, perché sicuramente vi troverete con un prodotto già quasi ready to fly, come si direbbe nel campo dell'aeromodellismo, no? Dove ci avete già il prodotto pronto a volare, nel senso che dovete solo inserire le pile e partire. Se invece all'ultimo, quando tutti hanno finito, dovete cominciare da zero, come sta succedendo a qualcuno che lo sta iniziando a montare adesso, rischiate seriamente che in caso di mancanza di piccole parti, oppure di pezzi che vi sono arrivati graffiati e non ve ne siete accorti, eccetera, di ritrovarvi poi alla fine con un prodotto penalizzato, ma per colpa vostra, perché altrimenti Shet vi avrebbe, come ha detto giustamente Giampo, sostituito i pezzi senza problemi. Poi anche qui Giampo ci sarebbe anche da parlare delle famose speculazioni, anche di qualche cliente un po' poco corretto che magari si è fatto mandare il jet builder 200 volte per i vendere solo su eBay. Assolutamente, no? ci sono anche purtroppo queste persone qua che poi alla fine vanno ad incidere sulle persone quelle, tra virgolette, oneste, perché non si tratta neanche di onestà o disonestà, si tratta di correttezza, essere corretti o essere scorretti. È normale che poi Shet si fa due calcoli, perché dice, oh, ma quanti builder abbiamo mandato a sta gente, ma è possibile che sono tutti rotti? E allora lì cominciano poi a diminuire la quantità di builder da poter inviare nel caso in cui c'è un malfunzionamento di qualcosa. E anche a prendere, diciamo, questa situazione e riportarsela nelle collezioni future, perché dopo magari diventa più complicato. No, perché poi si fa di necessità virtù per loro e per noi. Esatto, e poi alla fine chi ne rimane penalizzato è il cliente, diciamo, come diceva lui giustamente, diciamo, più onesto, perché è lecito cambiare un builder che vi è arrivato difettato, ma non è lecito farsene inviare 10, perché magari a uno c'è sta una scheggiaturina piccolina, a uno perché magari è leggermente scollato da una parte. È vero che, diciamo, dovrebbe arrivare tutto perfetto, però è anche vero che se un difetto di stampaggio, magari c'è un pernino che non funziona, che non si allinea bene con maschio femmina, per ci può stare, ci può stare, e spesso magari si può correggere anche con un goccino di colla senza stare a farsi andare tutto. Quindi ragazzi, io vi esorto comunque ad operare sempre con la massima onestà, per evitare soprattutto che in futuro non ci vengano più proposte queste collezioni, proprio perché diventano per l'editore fonte di rimissione e non di guadagno. Infatti. Ok? Bene, c'è qualcosa che vuoi aggiungere prima di passare? No, io aggiungerei solo una cosa, l'avrei voluto aggiungere alla fine, ma l'aggiungiamo adesso perché siamo seduti e stiamo comodi. Io ringrazio vivamente Andrea per il lavoro che ha fatto e che fa ogni volta che arrivano delle cose da fare, cioè dei build up da fare. Io personalmente, sei troppo buono. Senza il suo aiuto, penso che stava ancora a montare il ginocchio. Quindi non è vero, Giampo in gamba sicuramente avrebbe fatto anche senza. No, lo dico sinceramente a tu, è la prima volta che faccio un build up. Io non ho mai costruito niente, perché c'è il Chocoking, mi compro il Chocoking, quello bello e pronto, quello sta lì bello e fermo, metti in vetrina e gli sta. Ecco, allora la tua esperienza come, diciamo, prima costruzione, no, di build up, secondo te quali sono state le difficoltà più grandi nel montare un modello come questo? Le difficoltà mie personali? Sì, tue personali. È che... Tue personali. Le mie personali sono che non trovavo scarpe, nel senso, io ho una casa normale come tutti quanti. Io penso che chi fa build up ha comunque un posto dedicato per farle, perché comunque non penso che una persona che faccia build up si fermi a una collezione sola, se ne fa più possibile. Quindi il mio problema era nel trovare spazio per fare le build up, ed è stato solo quello, perché poi in definitiva, tra l'aiuto di Andrea, tra le istruzioni di Shet, che comunque sono comprensibilissimi, sì, perché qualche volta la curiosa un po' sulle immagini che forse non risultavano chiare in alcuni piccoli passaggi, però ci può stare, però, perché comunque sono disegnate su un prodotto che tu hai in 3D in mano, quindi insomma, poi comunque nella stragrande maggioranza dei fascicoli già non erano sufficientemente chiari, assolutamente, in pochi passaggi erano un po' da interpretare. Assolutamente, io devo dire che problemi non ne ho trovati. Poi qualsiasi tipo di problema, accendevo YouTube, chiamavo Andrea, io poi lo chiamavo la sera Andrea, perché Andrea con me c'è stato pure al telefono, no guarda devi montare, le videochiamate,
però è una persona stupenda. Ti ringrazio, e quindi, quindi ha fatto anche questo. Chiaramente noi siamo amici, quindi quello che dice lascia il tempo che trova da questo punto di vista, perché è logico che non potrebbe dire diversamente. No, assolutamente, a me se mi stai sulle scatole te lo dico, indipendentemente da chi, sono una persona troppo sincera. Quello lo so, però siamo amici, quindi è chiaro che sì, c'è anche l'amicizia, in questo caso l'amicizia non c'entra niente, c'è proprio un ringraziamento da dare a una persona che comunque si è prodigata tanto per tutti noi e al quale gli è riconosciuto comunque sia anche il... come posso dire, il plauso di aver portato comunque una collezione così in Italia, perché grazie a lui e grazie al gruppo Facebook, con la mail bombing che è stata fatta, siamo riusciti ad avere questo gigantone che ho qui davanti e che, al quale non riesco a togliere gli occhi di dosso. Io ripeto, guardo lì perché c'è Mazinga, lo so che state lì, ma io guardo lì perché c'è Mazinga. Tra poco lo vedrete anche voi, chiaramente. Assolutamente, quindi ringrazio Andrea, l'avrei voluto fare alla fine, ma lo faccio adesso prima di cominciare grazie il discorso a te. Del Mazinga. Per me sarà un piacere aiutare tutti, te e tutti gli amici del gruppo Facebook, a cui va giustamente anche a loro il grande merito della riuscita di questa iniziativa, perché io sì, ho fatto un po' da guida, da leadership verso l'indirizzamento di queste mail. È stato il capitano Kirk di Star Trek e ho organizzato questa cosa, ma poi alla fine il merito è soprattutto a tutti voi che avete messo la vostra mail, l'avete inviata al servizio clienti e avete chiesto con insistenza, con un numero stratosferico di mail, che questa collezione fosse importata qui in Italia, cosa che non era mai avvenuta prima, perché è la prima volta che un editore ascolta veramente la voce dei propri clienti nel portare così una promozione nata all'estero. Di solito qui si sono sempre limitati a richiedere con dei sondaggi, spesso presenti anche solo sui loro siti, quindi senza mandarli direttamente ai clienti, dove si chiedeva di indicare suggerimenti per future collezioni. Qui invece abbiamo avuto un editore che, sebbene la collezione fosse nata esclusivamente, perché ricordiamola questa cosa, era nata esclusivamente per il mercato nipponico, quindi non era proprio messo in calendario che venisse esportata, invece, viste le nostre insistenze, ha scelto il fascicolo, ha contattato la loro consociata giapponese e hanno fatto in modo da organizzare, diciamo, l'esportazione anche in Europa, e adesso pare che sono arrivate anche in America Latina, no? Sì, in molti paesi dell'America Latina, questa collezione che sta veramente avendo un successo planetario, e questo è dimostrato anche appunto dalla sua estensione del Great Mazinger, ok? E che speriamo mandi nel garage il famoso trattore Landini, perché ormai, dopo il Mazinger Z non possiamo rimettere il trattore Landini. Basta. Guarda, se proprio vogliamo parlare di trattori, per legarci un po' all'argomento, che poi in realtà non sono trattori, facciamo un bel modello di una bella Lamborghini, di quelle moderne, belle, sostanziose. La Lamborghini è nata con i trattori, quindi non vorrei che non detto, vorrei perché che, non vorrei che scelte, poi ci propone il trattore da Lamborghini. No, noi vogliamo la Lamborghini auto, non il trattore, sebbene chiaramente nel fascicolo allegato ci sarebbero i riferimenti storici di Ferruccio Lamborghini, che ha creato prima grande trattori. Trattorista. Esatto, grande e poi trattorista. È passato con tutta una vicissitudine particolare a fare le automobili, perché dovete sapere che Ferruccio Lamborghini era un cliente Ferrari. Assolutamente, cosa è rotto le scatole di Ferrari. Bravo, perché non riesco a fare la stessa cosa? No, più che altro c'è stato un episodio in particolare che la sua Ferrari, che aveva acquistato, aveva un problema al cambio. E lui ci ha messo quello del trattore. Lui ci ha messo mano, si è messo a modificare qualcosa, ci ha apprezzato qualche cosa dei suoi trattori, e sto cambio è diventato la fine del mondo. Solo che lui ci ha avuto il cattivo gusto di proporlo a Dino Ferrari. Sì, è quello che andando in puzza. E chiaramente Enzo. E chiaramente i due hanno litigato. E però da questa lite ne è nato qualcosa di buono, perché Ferruccio Lamborghini si è messo in testa di fare anche lui le macchine sportive, e da lì è nato un marchio che veramente sta spopolando nel mondo. Che poi la cosa che differenziava Ferrari da Lamborghini è che Lamborghini, a quanto mi ricordo, poi magari mi dici se sbaglio, era la casa che, se tu avevi un problema in qualsiasi parte del mondo, partiva il meccanico da Modena con l'aereo privato, ti andava a mettere a posto la macchina se stavi in Brasile, e poi ritornava tutto nella modica cifra del niente, perché era una cosa gratuita che lui faceva pagare all'inizio già con la macchina. Certo. E quindi, questo vuol dire tanto su come servizio clienti. Servizio clienti, questo esatto. Servizio clienti. Bene, a questo punto già poi direi possiamo passare al modello. Assolutamente. E così ne parliamo direttamente, illustrando le varie cose, ok? Vai. Ci vediamo tra un attimo. A tra poco.
Eccoci qua ragazzi con il nostro ragazzone, come l'abbiamo chiamato anche sul gruppo Facebook. Il nostro... È lui. Anche lui è il ragazzone perché vedete quanto è alto, no? Il Mazinger Z è il nostro ragazzone metallico che è stato frutto di gioie e dolori, come dicevamo prima. Allora, parliamo di come è stato montare questo modello. E do prima il mio parere, diciamo, tecnico, tra virgolette, e poi Giampo chiaramente darà anche la sua idea in base a magari problematiche che può avere trovato, in base a cose che ha notato che magari forse potevano essere fatte meglio, no? Per essere conforme o meno all'anime. Vediamo in corso d'opera. Allora, la prima cosa che io mi sento di dover dire sulla costruzione di questo modello è che è stato reso eccessivamente complesso per quanto riguarda lo scheletro. In effetti tutta quella struttura metallica interna, sebbene gli dia solidità, gli dia comunque quella corposità che lo fa apprezzare, al tempo stesso ha creato anche molte più difficoltà nell'assemblaggio. In primo, diciamo come prima cosa, perché alcuni nel montaggio delle varie colonnine metalliche che componevano la struttura principale hanno trovato problemi di colonnine che erano spanate, quindi non si impanavano bene le varie viti a brucola. Ce ne sono stati problemi di disallineamento perché i meno pratici, ma non è che è colpa loro per carità, ma diciamo sono persone che magari erano meno abituate allo svolgimento di operazioni manuali, magari non avvitavano bene fino in fondo le varie viti e quindi si sono ritrovati un po' con una struttura a volte disallineata, no? Anche il fatto stesso di aver creato quel sistema che consentiva alla colonna vertebrale, chiamiamola così, di essere un po' oscillante, ha creato in parte qualche difficoltà. Che poi oscillante non è. A parte quello, ovviamente. Diciamo che c'è stato un eccessivo uso di metallo anche dove magari potevano benissimo evitare di metterlo. Quello. Potevano risparmiare loro, farci risparmiare tempo a noi, perché comunque alla fine le corazze si reggono bene da sole anche tra loro. Tant'è vero che quelle, diciamo, del petto si reggono con i magneti, non hanno un vero ancoraggio alla struttura, ok? E per mettere due magneti, diciamo, che reggevano la corazza anche internamente, bastava fare una piccola struttura di supporto, non serviva fare tutto quel castello, no? Da qui il castello del Mazinger Z, sì, no? Che poi è durato talmente tanto che a un certo punto io personalmente l'ho odiato. Cioè sì. Arrivavano a ruota un fascicolo, due fascicoli, tre fascicoli, quattro fascicoli, fino a 10 fascicoli soltanto per montare ste colonnine. Io a un certo punto, te lo dico Andrea, non ce la facevo più, cioè non vedevo l'ora di vedere un qualcosa di diverso. Sì, da perché poi alla fine, come possiamo dire, era eccessivo e risultava piuttosto anonimo, perché avevamo insieme le ferraglie che però non dava veramente la sensazione di montare un robot, ma piuttosto un qualsiasi telaio di qualsiasi genere, ma no? Anche perché, cioè, io capisco che loro devono allungare la collezione tutto quanto e quindi mettono la qualunque all'interno del però almeno dammi la possibilità di vederlo, quell'inner frame che io ho costruito, perché io una volta che ho messo le piastre, quell'inner frame non lo vedrò mai più, perché non lo vedrò mai più. La cosa bella, magari col senno del poi queste cose escono sempre fuori, sarebbe stato bello avere una corazza a metà come i famosi Chogokin, no? Una corazza a metà dove il sedere che mi sono fatto per costruirlo, cavolo, lo vedo, cioè nel senso ho la soddisfazione di vedere l'interno, l'inner frame del Mazinga che ho costruito con le mie mani. Così facendo, no, è un bellissimo modello, ma quello che ci siamo fatti praticamente non lo sa nessuno, perché vedi tutte placche attaccate dentro, dici cavolo, ci saranno quattro piastre messe a croce. E poi lo sappiamo noi che l'abbiamo montato, viene a casa e lo vede, non immagina nemmeno il lavoro che c'è stato dietro. Quindi era una fatica che si poteva tranquillamente risparmiare. E infatti col Mazinga Z, col grande Mazinga, hanno evitato di fare questo. Cioè l'inner frame è un blocco a croce, un blocco di ABS, plastica. Dovrebbe essere ABS con gli snodi metallici. Tu come quindi lo vedi positivamente questa variazione? Assolutissimamente sì. Cioè, ho trovato inutile, che poi noi dovevamo dire prima le cose buone e poi le cose cattive, poi invece ogni cosa vedi che ti porta... Vabbè, perché poi una cosa chiama l'altra. Poi ti porta a dire anche quello negativo. E io sinceramente l'ho trovato molto molto inutile. Utile per scelte, perché comunque sia continuava a foraggiarci con questi tronchettini da montare, sì, e compagnia bella, ma non utile per quanto riguarda il modello in sé, perché poi eccolo com'è.
cioè non si vedono, non c'è assolutamente niente, e neanche hai la possibilità di poterlo vedere qualora uno volesse, perché devi metterti là e smontare tutto. Se avessero fatto magari delle placche a calamita tutte insieme, invece già, che poi, diverso. Già era diverso, uno smontava la placca e dice: vedi, questo l'ho fatto io, vedi, questo l'ho fatto io, vedi, questo l'ho fatto io. E invece no, non abbiamo niente, e questa è una cosa che un po' dispiace a me sinceramente. Beh, sì. Come prima build up, perché ripeto, per me è stata la prima build up, non vedere il mazzo che mi sono fatto un po' mi dispiace. È anche vero che questa cosa che ha appena detto Giampo l'avrebbero gradita in molti, no? La possibilità di avere un'esposizione anche della circuiteria interna, ma non quella che fisicamente abbiamo montato, ma proprio quella proposta dal maestro Nagai nei disegni schematici del robot, no? Quindi delle placche esterne rimovibili dove potevamo ammirare come era l'interno del robot secondo la Bibbia Nagaiana. È anche vero, però, al contrario di come ha affermato qualcuno nel gruppo, che affermava una cosa falsa, che Ashet non ha mai detto che avrebbe fornito un robot con le parti interne visibili. Attenzione, qualcuno nel gruppo so che l'ha detto, non era così. Ashet ha sempre fatto vedere chiaramente cosa avrebbe fornito, non ha mai parlato di robot apribile per mettere in mostra diciamo le parti schematiche interne. Quindi non possiamo dire che abbiamo comprato un prodotto che ci è stato presentato in un modo e poi invece si è rivelato fatto in tutt'altro modo, ad eccezione del discorso gomiti, che adesso affronteremo, ma questo è un altro par di maniche. Nota dolente. Esatto, perché abbiamo anche qui le passerelle. Koji Kabuto. Il nostro amato Koji. Lo mettiamo qui. Allora, chiaramente, per fortuna, a fine opera ci è arrivato, vedete quanto è duro addirittura per muovere le spalle, ci è arrivato questa, questo snodo, questo gomito, che è posabile e che comunque dà una linearità maggiore al braccio rispetto a quello che poteva avere lo snodo dato in origine, che era quello per il lancio dei missili perforanti nella famosa posa di lancio, no? Così. Questo sicuramente è stato gradito perché ci ha consentito appunto di avere un gomito più chiuso, più lineare, invece quell'altro tendeva a rimanere un pochino aperto, no? Sotto il peso dell'avambraccio, che tutto sommato sarà un chilo e mezzo di roba, questo no, ma un chilo sì. No. Dici, non ci arriva? No, questo non c'è, questo sarà super giù sui 600-700 grammi. Vabbè, non so pochi, insomma, non sono pochi, una però, che... per farlo tenere a un pezzetto di plastica, insomma, ce ne vuole. Ce ne vuole, insomma, no? È anche vero che Ashet, rispetto all'edizione fornita in Giappone, ha pensato, nel caso di Ashet fascicoli parlo ovviamente, forse di risparmiare, per mantenere probabilmente anche il prezzo più in linea con i prezzi proposti in Italia, di non fornire alcune cose, tra cui i famosi gomiti intermedi. E questa è stata una cosa chiaramente che praticamente tutti abbiamo odiato, perché per avere una posa come questa, no, con le braccia lungo i fianchi, quel tipo di gomito era essenziale per evitare che questo braccio risulti troppo lungo e diventi quasi di posa gorillesca. Però qua ti blocco, blocco, perché Mazinga Z originariamente era anche gorillesco. Era non gorillesco nel senso di chiatto, era, aveva le braccia lunghe, comunque sia, anche il GX105, il bellissimo GX105. Quindi tu dici che... Il bellissimo GX105. Un po' di ironia, no? Un po'. Quindi anche quello dici comunque che... sia, le braccia, diciamo, oltremodo lunghe. Quindi dici che potrebbe essere stata intenzionale questa scelta? No, non è stata intenzionale, perché queste servono soltanto per il breast fire, per la posa del breast fire, di quella che sta così. Però diciamo che anche vedendolo così, insomma, non rispecchia Mazinga Z poi alla fine. Anzi, ti dico la sincerità, forse così è ancora più vicino al ricordo che abbiamo noi originale dell'anime. Per quanto riguarda l'anime, ti dico la verità. Ma tu comunque avresti gradito o no la fornitura di gomiti intermedi? Ma io avrei gradito la fornitura di gomiti intermedi, come altre forniture che non ci sono state date e di cui parleremo tra poco. Esatto. Però diciamo che hanno sì risparmiato sui gomiti, però sinceramente anche mettendoli in posa con le braccia dritte a soldatino, i gomiti diciamo lunghi, quelli del breast fire, non mi dispiacciono, sinceramente non mi dispiacciono, anche perché arrivano neanche a toccare la gamba, la parte del ginocchio, quindi diciamo che esteticamente sono anche belle. È un po'
diciamo l'unica parte antiestetica è sull'inarcato qui, sull'inarcato del braccio, dove si vede comunque sia il purtroppo la giuntura, quello sì, però nel suo insieme non mi dispiace, diciamo che la lunghezza delle braccia, così vedendolo, è regolare per quanto riguarda l'idea di Mazinga Z. Per la fedeltà all'anima. Per quanto riguarda invece un discorso di proporzioni generiche, quindi parliamo dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, non è regolare, cioè è più regolare con il braccio più corto, leggermente più corto, che arriva a mezza gamba, diciamo qua, con il pugno che arriva a mezza gamba. Quella sarebbe la cosa più regolare, però così è ancora Mazinga Z. Anzi, forse così è ancora più fedele Mazinga Z dell'origine. Sì, assolutamente. Secondo me sì, vedendolo così sì. Questa sicuramente è una cosa che creerà dibattito, no? Per tra chi è d'accordo con Giampo, chi meno d'accordo. Idea personale, ragazzi, io non so la legge. Ma come sempre in questi casi sono tutte idee personali, le nostre, no? Chiaramente la fortuna ha voluto che nel gruppo Facebook ci fossero dei ragazzi volenterosi e capaci anche di progettare strutture in 3D che hanno realizzato questi famosi gomiti intermedi in versione statica, ovviamente, ma comunque sufficiente per inserirli al posto di questi e coprire in parte questa mancanza da parte di ascelte fascicoli. Quindi alla fine diciamo che il problema l'abbiamo, da bravi italiani, l'abbiamo risolto in casa, come al solito. Okay? Come al solito. Però ciò non toglie che, visto il costo dell'opera, sarebbe stato giusto da parte dell'editore fornirci un'opera completa, no? Completa non solo per quello che riguarda i gomiti, ma anche per tutte le altre cose che adesso magari Giampo vi illustrerà e che non ci sono state date in corso d'opera, come sì, invece si era preventivato per alcune delle cose. Delle grandi banalità, perché sono cose che dovevano essere proprio intrinseche del Mazinga Z. Sì. Quindi eliminare alcune cose è stato sciocco. Io posso capire il gomito, anche se non lo capisco più di tanto, perché secondo me è fondamentale anche il gomito intermedio, però non l'hai preso, tanto mi basta. Però alcune altre cose sinceramente mi hanno lasciato un po' interdetto, mancanze gravi tra virgolette. Perché diciamone uno a caso, per esempio tu l'orologio dato in regalo ai giapponesi, l'avessi gradito in collezione oppure non no? Me ne frega niente dell'orologio, ma tu anche invece dell'orologio non concordo. Io non vado in giro con l'orologio, cioè sinceramente ho il tatuaggio di Mazinga, ma non è che vado in giro con l'orologio di Mazinga, anche perché tutto sommato era dall'aspetto un po' giocattoloso, ragazzi, quindi sì, poteva essere adesso sul bello, il modello, ma bello vendono a 300-400 euro. Io ho visto dei prezzi assurdi per quell'orologio, che... cioè all'altro punto veramente uno fa un po' più del sacrificio se compra quello brandizzato Goldrick della Tissot, almeno quello da collezione, veramente. Ma lì parliamo di un orologio serio. Quest'altro è più o meno un giocattolino adattato e mascherato da orologio di Goggi, quindi insomma. Io le cose, ritornando a Bumba nel discorso, che mancano e che dovevano assolutamente esserci sono le lame croci del sud, quelle proprio fondamentali, cioè, specialmente a chi ha fatto l'abbonamento online pagando con il sistema elettronico, quindi carte di credito eccetera, eccomi presente, che ha diritto allo scrander aggiuntivo che prevede le feritoie per il lancio delle croci, e tu non mi ci metti le croci nella confezione? Io non so se questo è un problema perché erano piccole da appuntite e quindi probabilmente c'è stato quello discorso, però se sono piccole appuntite, queste di ferro sono piccole appuntite nello stesso identico modo, quindi alla fine non è che stiamo lì, e poi non è una cosa per bambini, è una cosa per adulti, quindi messo lì dentro, io se metto dentro allo scrander le lame croci del sud, lì stanno e lì rimangono, non è che mi metto a lanciare infatti le lame croci del sud come se fossero shuriken, insomma. Anche perché i shuriken si trovano tranquillamente in commercio di dimensioni ideali, quindi però era assurdo usare quelle. Era una cosa esteticamente eccezionale perché non ce l'aveva nessun tipo di modello, quell'innesto di quelle lame. Sembra nemmeno i DX ce l'hanno. Assolutamente no, ce l'hanno stampigliate, mi sembra, ma non sì, però non sono estraibili comunque. Lo sai che non so sicuro. Perché io ce l'ho un DX, ma sinceramente non mi ricordo. Io penso che siano adesive, che sia una placca adesiva. Che non è comunque... No. Comunque non sono estraibili. No, non sono estraibili. Quindi questa sarebbe stata una famosa gimmick in più che avrebbe valorizzato ancora più il modello. Che, ripetiamo, non andavano utilizzate, ma almeno le potevamo vedere. Perché se tu mi fai le feritoie aperte per vedere qualcosa e dentro non c'è niente, sembra come se tu hai perso qualcosa. Oppure che quella cosa non ce l'hai mai avuta, oppure... È una mancanza sciocca, Cioè, anche perché il costo per la realizzazione
in serie di quelle croci del sud, quanto potrà mai essere per un editore? Cioè, alla fine, una stupidaggine. Quindi veramente si sono persi in un bicchiere d'acqua. Io voglio sperare che sia stata una svista da parte dell'editore, non un'intenzione reale di risparmiare sulle croci del sud, perché è veramente assurdo. Anche perché poi, ripeto, erano destinati solo a chi aveva fatto un certo tipo di abbonamento, quindi non, nemmeno le devono dare a tutti nelle intenzioni originali, no? E rimane il dubbio del perché la confezione che conteneva il secondo Scrander fosse in spagnolo. Cioè, io sta cosa non l'ho capito. Se c'è qualcuno dall'altra parte dello schermo che capisce forse il perché la scatola che conteneva lo Scrander aggiuntivo era tutto stampigliato in spagnolo, io non l'ho capita sta infatti cosa. È strano, cioè strano, si capisce che chiaramente sono, cioè, pezzi anche in giapponese, in spagnolo no, si capisce che sono pezzi della serie importata in Europa per il mercato spagnolo, dove è uscito prima che da noi, no? Sì, quindi, però il fatto che non abbiano fatto nemmeno l'adattamento, ecco, cartaceo della scatola lascia un po' pensare. Comunque, io non conosco nessuno in Spagna che ha fatto la collezione, non so se tu conosci qualcuno magari. Io no, so che anche lì è stata distribuita, però non conosco nessuno direttamente, quindi non... Otaku però no. Ce l'ha pure. Però Otaku non sta in Spagna, lui è argentino e vive in Giappone. Ah, beh, quindi alla fine, diciamo, lui fa parte del mercato giapponese, quindi non possiamo magari fare un raffronto diretto. E un'altra cosa che ho notato, e poi mi taccio e faccio parlare soltanto Andrea. No, devi parlare anche tu. No. Sono le pinne dei due Scrander. Allora, io posso capire benissimo che... Pinne intendiamo il timone di coda. Il timone di coda. Anzi, più che timone è l'impennaggio di coda. È l'impennaggio di coda, aeronautico. Pure io con quest'altra. Eccolo qua. Allora, questo è lo Scrander prima versione, quello è quello dato ai famosi sottoscrittori con pagamento elettronico online, no? Voi direte, perché c'è questa piccola polemica che Giampo fa sullo Scrander? Facciamolo vedere. È bellissimo, le feritoie sono vuote, quindi vedete che dentro non c'è assolutamente niente. Purtroppo non ci sono le croci del sud, ragazzi. Magari uno ci può mettere, che ci puoi mettere qua dentro? Niente. Cioè, può mettere solo i pezzi che hanno dato chiusi, così non si vedono i fori e basta. Li chiudi e li lasci chiusi. Però la cosa che mi ha disturbato parecchio è: per quale motivo mi hai fatto due timoni di coda identici? Cioè, Mazinga Z, come sappiamo, ha due tipologie di timone. Questa con il, diciamo, il flash, io lo chiamo flash, ma non è un flash. È una specie di V. È una specie così, di sì, una cosa estetica, così, da mettere. E non mi hai fatto quello con la Z, che appariva nel famoso cortometraggio con Devilman. Allora, se tu mi fai questa cosa qui, io poi posso scegliere magari quale timone montare, perché se io voglio il timone con la scritta Z per farlo assomigliare il più possibile a quello di Mazinga Z contro Devilman e mettere il jet builder all'interno e quindi farlo identico al lungometraggio, non lo posso fare perché ha due timoni identici. O meglio, sono identici nella serigrafia dell'immagine, ma la forma è diversa. Sì, ovvio. No, precisiamolo per gli amici, se no magari pensano che è lo stesso identico timone, sì. No, sono diversi, ma hanno la stessa figura, diciamo, no? Dell'immagine stampata all'interno. Però magari avrei preferito, invece di farmeli tutti e due identici, almeno uno fatelo con la Z. Che sarebbe stato molto apprezzato. Perché che sarebbe stato assolutamente. Che sarebbe stato su questo, ovviamente non su questo, perché questo ha un altro tipo di forma. Però su questo la Z io ce l'avrei vista benissimo. E questa Shet è come. Non l'ha pensato. No, ma non l'ha pensato proprio la Ningua Studio, perché sì. neanche loro ci hanno pensato una cosa del genere. Quindi, infatti, anche in Giappone non è stato fornito un impennaggio di cura così. Quindi comunque non è stata proprio calcolata la cosa. Assolutamente no. E per il momento che io mi ricordo, insomma, delle mancanze gravi sono queste, cioè le lame croci del sud, il timone di coda che sono identici e basta. Per il momento è soltanto questo, poi se magari mi ricordo qualche altra cosa te la dico. Invece dei regali non forniti, per quanto riguarda l'astronavina, tu l'avessi gradita, quella gialla circolare? No. Quella anch'io, tutto sommato, non mi ha fatto grossi problemi. A me neanche il missile centrale piace, perché... Oh, ecco, parliamo adesso del missile centrale, perché in effetti è un missile centrale un po' particolare, nel senso che ha delle dimensioni veramente spropositate che non... ci azzeccano niente con il corpo del modello, perché non so, cioè, allora, senza andare nel volgare, no? Ma cioè, c'è da dire una cosa. Dove lo mettete questo? C'è da dire una cosa, che questo oggettino, a parte che
i cartoni animati ci hanno insegnato da Gig Robot a Compagnia Bella che le dimensioni, diciamo, non contano veramente. Quindi tra poco, anzi, Luca Papeo, il grande Luca Papeo, ci delizierà con una bellissima graphic novel che farà scontrare o incontrare Goldrake con Gig Robot. Anzi, lo saluto, Luca Papeo, un abbraccio. Ciao, Luca. E quindi le dimensioni non contano, però se tu mi fai un missile centrale e me lo fai di queste dimensioni, perché, per quale motivo non mi fai una placca dove comunque sia c'è all'interno soltanto l'ogiva? Perché poi fondamentalmente nel cartone animato l'ogiva del missile centrale è grande pressappoco così. Eh sì, perché è solo l'ogiva che spunta fuori. Spunta soltanto questa, poi il resto magari sarà stato questo nella realtà, cioè questo eliminatelo. Cioè il missile centrale per andare dentro Mazinga doveva avere questa tipo di dimensione qua. Proprio una questione di addomi, no? Di addome. Cioè come faceva entrare una cosa così lunga? Non poteva, a meno che non era di gomma. E allora non parliamo più di missile centrale, ma parliamo di cazzonga. È anche vero che poteva essere messo in posizione, diciamo, verticale e poi ribaltato con una sorta di meccanismo a bascula, ma comunque risultava troppo lungo anche in quel caso. Non sarebbe andato proprio in nessuno, perché se faccio così, neanche, cioè se io lo faccio girare... Appunto, non ci siamo proprio, cioè questo è esageratamente grande, cioè proprio fuori scala, e non si capisce perché, visto che tutto sommato il resto delle cose sono state realizzate sufficientemente in scala, no? Quindi capisco anche il missile centrale, che è figo, è bellissimo da vedere, che sta sul carrello, è molto molto bello, anche perché poi gli omini che ci hanno dato... Ascetti, li possiamo mettere vicini, gli operai, e fare una sorta di diorama. Esatto. Però per quale motivo non mi hai fatto una placca rimovibile dove soltanto l'ogiva è presente all'interno dell'apertura, come è realmente nell'anime? Io questa cosa, addirittura con un piccolo snodo che consentiva proprio l'apertura in avanti, no? Volendo. Sì, ma quello già sarebbe stato troppo delicato, perché poi a lungo andare magari gli snodi si allentavano. No, ma io dico proprio una placca nuova. Sì. Una placca nuova che era finta. Poi, come hanno fatto anche in molti giochi. Come hanno fatto in tanti giochi, lo potevano fare benissimo. Anche perché poi Hachette Fascicoli e Aniwa Studio sono sicuro che si sono... diciamo ispirati, bravissimo Andrea, che si sono ispirati ai Chogokin anche nella costruzione, anche nell'inner frame, che sì, è esageratamente sopra le righe tante volte, perché tante cose neanche servivano, ma l'inner frame in sé per sé, io non ho mai smontato un Chogokin, ma credo che comunque l'interno sia pressoché simile nei movimenti. Non mettere la placca centrale con i missili centrali, secondo me è stata un'altra pecca. Magari mi levi questo, non me lo fai avere, questo lo leviamo, ma mi dai la placca col missile centrale. Sicuramente sarebbe stato più gradito alla fine, no? Sì. Anche un missiletto proprio più proporzionato, invece che questo coso, che sì, vederlo esposto fa scena, però poi lo sappiamo tutti che difficilmente sarebbe entrato nel corpo del Mazinga Z. Tra l'altro, dal telecomando neanche c'è lo sparo del missile centrale, quindi... che lo stavo rivedendo per capire, perché non voglio fare brutte figure, perché pure io l'ho finito di montare ieri e tante cose ancora devo vedere. Nel telecomando, diciamo, l'effetto del missile centrale neanche esiste, quindi questa l'utilità è proprio inutile. Cioè, è una cosa carina, messa lì, ma nel robot in sé per sé è inutile. Quindi questo, ragazzi, se non ce fate niente, levatelo, mettetelo dentro la scatola. Oppure lo mettete... Sai che mi ricorda questo? Tu te lo ricordi, Tenten? Oddio, sì. Questo animato di Tenten. Sì, era il famoso razzo di Tenten, questo. Guarda, a me ricorda pure un po' quello dei Flash Gordon, sinceramente. Anche. Sinceramente mi ricorda pure un po' Flash Gordon. Quindi se c'è un pupazzetto di Flash Gordon o di Tenten, potete metterlo vicino e avete risolto per il razzo. Assolutamente. E quindi basta, questo è quello che sono riuscito a trovare, diciamo, di mancante in un robot eccezionale. Magari anche questa piastra addominale un pochino più alta, perché vedete, qui se ne archiamo troppo indietro, praticamente si crea un foro, un buco, no? Un bel gap. E quindi magari, ecco, un riporto un po' a spiovente verso l'interno sarebbe stato magari preferibile per evitare questa cosa. C'è un intruso. Che facciamo? Allora, siamo lieti di comunicarvi che abbiamo in diretta il famoso giornalista Massimo. Ma cos'è che vi improvvisate a fare recensioni? Perché no? Hai la priorità su questo? No, sono qui con un collega, ve lo presento, prego. Buonasera. Signori, abbiamo l'onore di avere anche il sensei. Il nostro caro sensei. Che cocchietta stasera. Sensei e giornalista insieme. Che piacere, ragazzi. Cosa ci dite? È un grande onore
voi. Per noi, noi sicuramente. Vabbè, ovviamente. Abbiamo i guru del collezionismo robotico al telefono, quindi siamo onorati di questo. Ricordate che posso dare il vostro numero online, attenzione a quello che dite. Ho i vostri numeri di telefono in rubrica, quindi attenzione a quello che dite. Ma il guru chi sarebbe, io o il collega? Entrambi, sotto vari aspetti, ognuno ha la sua parte di diciamo di specializzazione, no? Nel campo. Sotto vari aspetti. Allora, siete due paraguri, siete due paraguri. E insomma ragazzi, stiamo facendo questa recensione del Mazinga Z di Ashet. Voi l'avete in collezione sicuramente, diteci una vostra impressione veloce su quello che secondo voi è questo modello. Ma allora, naturalmente io e il qui presente siamo in totale disaccordo a riguardo. Beh, come sempre. E la mia recensione è online da quasi 2 anni, perché ho completato quello giapponese. Lei l'ha completato? Sì, l'ha assemblato lei. Ma sta zitto. Sa anche quante batterie ci vogliono. Ma così da chiedere. Ma comunque, io lo trovo veramente il trionfo del nostro hobby. È una celebrazione del Mazinga Z, è una celebrazione del collezionismo robotico, è il più bel modello di Mazinga Z che si possa. Attenzione a quello che dici. Giampo non è proprio così d'accordo che sia quello definitivo. Quanto ti ha pagato a scena? Non mi ha pagato. Quanto ti ha pagato per avere? Quanto ho pagato a scena? Tu Max. Ma allora, posso anche essere parzialmente d'accordo su quello che ha detto il giornalista. Cioè, da dire una cosa, che avendolo io assemblato e quindi avendo assaporato i vari passaggi di questo notevole oggetto, all'inizio, quando ho iniziato questa collezione, consigliai anche a Lobo e allo Strazzone che dovevano farlo anche loro, secondo il mio punto di vista. A posteriori, meno male che non lo hanno fatto. Comunque sì, lapidario. Per quanto sia bello questo Mazinga, comunque, non voglio dire una cosa brutta, ma non è alla portata di tutti, ma non per un discorso di prezzo, ma per un discorso di assemblaggio. Io stesso sono arrivato al fine che sono un po' provato da questo modello. Lo siamo un po' tutti, eh? Ne abbiamo anche parlato in fase di recensione di questa cosa, che secondo noi è stato uno dei tanti problemi, cioè il troppo su un qualcosa che magari poteva benissimo essere evitato, perché poi montando tutto il robot, tutto il lavoro dell'inner frame non lo vediamo più, quindi è stato un lavoro tra virgolette inutile, alquanto palloso tra virgolette, e neanche abbiamo la soddisfazione poi di togliere magari una placca e vedere quello che noi abbiamo creato e costruito, quindi è stato stressante parecchio. Ecco, mi scusi, ma allora a parte che tutto l'inner frame è quello che dà quel peso e quella solidità al modello, e comunque quello che lei dice, se fosse, è stato accolto in Giappone nella progettazione del grande Mazinga, che infatti punterà più sulla parte esterna per sorreggersi che su quella interna. Infatti. E vedremo poi quale sarà il migliore dei due, perché comunque la collezione del grande Mazinga in Giappone è al fascicolo 75-76. Ma lei, giornalista, l'ha già cominciato a costruire il suo robot, oppure aspetta lo schiavo che glielo monti? Sento un sensei molto ironico sulla cosa. Cioè, ha già trovato il suo schiavo, oppure è ancora alla ricerca del suo schiavo? No, anzi, io pensavo che tu volessi aiutarmi, Giampo. Ma assolutamente no, grazie. Sensei, faccia un pronostico. Secondo lei il giornalista ce la farà a montare il grande Mazinga? Ma non ce la fa fare un paio di scale? Se riesce a fare, cioè, siamo andati a cena stasera al primo piano, a prendere, no, prendiamo l'ascensore, perché, cioè, secondo lei, o
qualcuno che non fa una rampa di scale, secondo me, monta una roba di genere. Adesso io dico, ma oddio mio, mi scusi, dica se ciò che sto dicendo corrisponde a verità. Sembrano o meno. Gianni e Pinocchio. Io le ho fatto assaggiare il sake per la prima volta nella sua vita. Faceva cagare. Lei non ha mai assaggiato il sake in tutta la sua ragazzi, vita. Ragazzi, possiamo... Ragazzi, bambini, sì? Possiamo tornare al Mazinga Z, per favore? sembra un po' la Jalapa. Sì, sembra un po' la Jalapa Band, così. Siamo un po' sotto l'influsso negativo di questa Jalapa Band improvvisata. Insomma, dai, il discorso del grande Mazinga, secondo te Massimo ha delle pecche rispetto a questo? Avrà delle pecche rispetto a questo? Cosa pensi? Allora, a mio avviso è sicuramente un progetto più povero, perché... Te che pensi che non lo sembra? È sicuramente un progetto più povero, perché il fatto che sia più alto, ma che non abbia né l'inner frame, né tante delle gimmick che sono deliziose del Mazinga Z, comunque, insomma, ci lascia un po'. Allora, nulla di grave se non c'è la basetta, che trovo assolutamente ingombrante e inutile, ma il grande tifone o qualche scintillina in più avrebbe potuto farla, ecco. Quindi diciamo che sei rimasto deluso fino adesso dal discorso dell'inner frame povero e dalle poche gimmick che potrebbe avere in futuro. Sì, per quanto riguarda l'inner frame vediamo il risultato finale, perché se poi diventa solido, robusto e pesa ugualmente 10 kg mi va bene lo stesso. Allora, il peso io sono riuscito a capire che sarà dai 7,5 kg agli 8 kg, quindi non supererà gli 8 kg. Quindi sarà 1,5 kg in meno. Sì. Per 15 cm in più di altezza. Per 15 cm in più. E che comunque, perché vedete, non è la prima volta che Hachette fa i seguiti, tra virgolette, delle sue collezioni, perché dopo la Yamato è arrivata l'Andromeda e siccome ha avuto successo anche l'Andromeda hanno fatto altri due seguiti. In totale sono 4 astronavi di 1 metro di lunghezza. E quindi però nelle cose successive non si è persa qualità, solo parzialmente, perché la Yamato era tutta in metallo, l'Andromeda era tutta in plastica, però aveva tutte le gimmick che aveva, anzi addirittura di più di quelle della Yamato. Però non aveva le torrette che si muovono in maniera... Non aveva le torrette, è vero. Non era motorizzata, diciamo. Però se la Yamato era composta da 110 uscite, l'Andromeda se la si cavava a 60, quindi okay. Un costo decisamente inferiore. Però, scusate solo una cosa se vi interrompo, sì. E salto dai di palle in frasca. Io Palo, di palle in frasca. E vabbè, va a fare un bagno. Vedendo lì sul gruppo di Riker, c'era un ragazzo che aveva detto che probabilmente si parlava in ascetti in Giappone del fatto che dopo il grande Mazinga si potesse fare il Grandizer. Allora c'è questa ipotesi, poi è stata paventata anche da un post che ha messo Taku nel suo profilo, che faceva vedere i due robot e dietro i due robot si stagliava la figura di un Grandizer, la sagoma di un Grandizer un po' annerito che non faceva capire ancora. Quindi, bene, quindi diciamo, no? Che probabilmente c'è l'idea di poter creare anche un Grandizer per dare una fine anche alla trilogia, perché fare soltanto i due robot, anche secondo noi, sarebbe una stupidaggine tra virgolette. Però tutto sta una cosa incompleta, bravissimo, no? Però quindi... tutto sta adesso riuscire a capire se il grande Mazinga avrà lo stesso successo del Mazinga Z. Secondo me, se le cose vanno diciamo verso l'alto, se le vendite schizzeranno verso l'alto e non ci sarà una stabilità oppure un andare verso il basso, possiamo sperare che al 90% possa essere fatto anche un Gold Rack. Mi piace, perché in recensione sei serissimo, sembri un telecronista di... Perché lei, caro mio... Perché non ci avete visto 10 minuti fa. Perché lei, caro Ciccio giornalista, Ciccio Pagliaccio, caro lei Ciccio Pagliaccio, lei mi sottovaluta. Che confidenza. Lei mi sottovaluta, capito? Lei mi sottovaluta. Comunque, sì.
Comunque vi dico una cosa, vi dico, aspettate un attimo, vi dico una cosa in anteprima. Voi due al telefono adesso siete appoggiati al mega missilone centrale di Mazinga, quindi parlate che sembrate una sorta di vibratore gigante, cioè un vibratore parlante adesso. Che bello. Questo è proprio in stile potere robotico. Visto che il giornalista faceva il fuoco eccetera, io l'ho detto 2 anni fa, lei i giornalisti le ricordo che ha anche detto che avrebbero la Bandai avrebbe ristampato il tango e il tango verrà ristampato e quando? ormai si beccano, loro vanno a cena insieme, ragazzi, scusate, vogliono un gran bene ma poi si beccano continuamente. Prego. Allora, il Vanguard verrà ristampato, è nella lista, proprio nella lista ufficiale di Chogokin che Bandai vorrà ristampare. Ragazzi, quando lo farà non lo so. Bambini, sulla deriva, bambini, fuori di controllo. State andando un po' fuori dal seminato. Parliamo di Mazinga Z, di Assetto, per cortesia. Se no, altrimenti chiudo la telefonata e vi mando a letto senza cena. Ho mangiato. Sì. Allora, il mio discorso di averlo anticipato 2 anni fa era semplicemente dato dall'osservazione di quello che stava facendo Hachette con le altre collezioni, perché quasi tutte hanno dei seguiti e a seconda di come vendono hanno più di un seguito, quindi magari anche 2, 3, 4. E quindi se il grande Mazinga in Giappone ha venduto bene, è praticamente certo che faranno il Grandizer. Non è ugualmente certo che il grande Mazinga in Italia o in Spagna abbia venduto bene come il Mazinga Z e che quindi un'eventuale terza puntata arrivi anche da noi. E intanto si prepara a scappare. Seduta spiritica praticamente. Dai, siamo in Giappone. Quindi basta. Io va bene, ragazzi, io vi ringrazio. Vi ringrazio, vi faccio salutare Andrew che qui è a casa sua, quindi i saluti li farà lui. Vi mando un abbraccio a tutte e due. Mi raccomando, non vi infrattate, non fate cose brutte. Allora, innanzitutto, chi è che porta la macchina dei due? Io. Perfetto, allora per favore, caro sensei, se lei è uscito con le mutande d'acciaio, ha fatto la cosa più giusta del mondo. No, ma è innocuo da quel punto di vista. Che banda di simpaticoni. È vero. Volevo parlare con Nike. Allora vi lascio parlare con Andrea. Eccoci, allora, sinteticamente, prima di lasciarvi alle cose vostre cose sconce, diamo un giudizio sintetico da pagella in pieno stile potere robotico, no? Prima il giornalista e poi il sensei, date un voto a questa collezione del Mazinga Z di Hachette. 10 e lode, e lo giustifico anche. Ricordatevi che spendiamo 400 euro, 500 euro per delle cagate rispetto a quello che è questo Mazinga Z, che con tutti i difetti che ci possono essere rimane comunque superiore a qualunque cosa abbiamo visto. Questo è il mio pensiero. Lei, sensei? Beh, allora, per me è sempre un voto particolarmente positivo. Però io non mi fermo al 9, oltre non mi sembra corretto andare per le ingenuità e i materiali non sempre premium di questa di questo prodotto, soprattutto anche per le finiture, non sempre premium come magari ci si aspetterebbe e come dovrebbero essere, magari anche dovendo spendere anche qualcosa in più, però io mi fermo a un 9 per i motivi che ho appena detto. Perfetto, io mi trovo in completo accordo con quello che dice il sensei, Andrea si trova in pieno accordo con quello che dice Massimo, quindi... Beh, io farei una via di mezzo tra i due, perché comunque il 10 mi sembra anche un po' forse fuori scala, no? Sì, vabbè, ma lo sappiamo Massimo che si entusiasma, come si entusiasma, quindi... Beh, Massimo chiaramente, come si dice, è il papa dei Mazinga, nel senso, per lui il Mazinga è un dio. È l'anticristo dei Mazinga, è riuscito a dire che il 105 è il Mazinga definitivo, il Mazinga più bello del mondo. Ciao, per favore, su Instagram. Vede che io e il sensei ci capiamo, Se ti fosse lo straccione poi direbbe che quella testa lì è proprio un pit
mentale. Bravo. Non eravate neanche nati quando... Ma meno male. Lei è come da come il genio delle tartarughe. Il giornalista è il genio delle tartarughe. Sì, sì. Mi dica, giornalista. Le tartarughe minchia, come lei. Senti che risata satanica che c'ha. C'ha una risata, c'ha una risata satanica. Stiamo notando gli effetti del sake, ragazzi. Io l'ho bevuto mezzo, poi beh. E poi l'altra metà gliela poteva sputare in faccia almeno. Sì, guarda, adesso che c'ha ragione. Ma è un po' come i gremlin. Dopo un beve degli alcolici, cioè... No, ma adesso noi vi salutiamo, sì, raccontandovi cosa c'era scritto nel biscottino della fortuna. No, del sensei. No, ma non credete a quello che dice questo. Lui è andato dentro a pochi, cioè io non lo volevo in nessun modo, cioè lui ha voluto forzare la mano oltre. Cazzo c'era scritto? C'era scritto che lei ha un cuore d'oro ed è per quello che tutti la apprezzano. Vabbè, ma queste sono cazzate, queste sono veramente delle grandissime cazzate. Mi è venuto il latte alle ginocchia. Ma è evidente che siano cazzate, perché che se sei abbia un cuore d'oro. Ma questo è vero, è prima di io. Va bene, ragazzi. Ragazzi, grazie per questa improvvisata. Non è vero, ci eravamo già messi d'accordo prima. Da Cucca, vi ringrazio per averci espresso il vostro parere. Vi lasciamo alle vostre cose, che immagino saranno ancora molte da fare durante la nottata. E vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Vi faccio fare una risata. Andrea ha levato appena scollato il pugno. Ha levato il pugno al Mazinga. Praticamente la forza negativa del giornalista ha fatto sì che il dito del Mazinga è saltato nel giro di 3 secondi. Ringraziamo il sensei e il giornalista dei rispettivi canali, i robotti del giornalista e Potere Robotico. Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ringraziamo il giornalista e il sensei, è stata veramente una bella improvvisata, diciamo. Non era improvvisata, ma ci ha fatto chiaramente piacere a tutti sentire la loro opinione. E proseguiamo elencando pregi e difetti di questo bellissimo modello, perché comunque bellissimo è, del Mazinger ZDS7. Allora, come dobbiamo cominciare dalla testa? Partiamo dalla testa, che è la cosa più bella di tutte. Allora piedi. Cosa ne pensi di come sono stati realizzati, sia a livello estetico sia a livello di struttura interna? Allora, come ho detto prima, questo è un Mazinga che è completamente diverso da tutti gli altri Mazinga, quindi questo non esclude anche il fattore dello sculpt che è stato dato ai piedi. I piedi sono completamente diversi da tutti gli altri e li trovo molto molto belli. Sul modello stanno benissimo, ovviamente non sono piedi visti nei cartoni animati, non sono piedi visti nell'anime, perché sono leggermente più piatti, più schiacciati, questi sono un po' più bombati e più alzati, ma il loro lavoro lo fanno perché comunque devono mantenere un peso rilevante, quindi era anche giusto dargli questo piedone, tra virgolette. E no, li trovo fatti bene, li trovo veramente belli e fanno il loro lavoro, perché il robot, come lo mettete dritto in piedi, lì sta e lì rimane, non ci sono problemi di stabilità, non c'è sì, un veramente gioco... stabile, guardate, cioè anche muovendolo un po' sì, non accenna a cadere, diciamo, certo, che si muove, c'è un terremoto in stile giapponese, magari però... ecco, si muove tutto il resto, ma lui rimane fermo, esatto. Quindi lui rimane molto 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 fermo sulle sue gambe, insomma. Le ginocchia Nota dolente delle ginocchia, almeno per quanto mi riguarda, ma penso che riguarda un po' tutti. Anch'io ho avuto problematiche sulle ginocchia, ce l'hanno avute penso il 90%, non di più, anche dei ragazzi del gruppo Facebook. A sentir dire, il problema principale sono state le ginocchia per quale motivo? Perché mentre nel modello di Andrea, come potete vedere, fortunato lui o bravo lui, non lo so, perché entrambe le cose, però io direi anche molto fortunato, perché probabilmente se sei riuscito ad avere queste due gambette dritte perpendicolari, e anche perché magari sono dei pezzi migliori degli altri. Sicuramente le mie gambette, per esempio, non queste, ma le gambette sue, sono un po' da cavallerizzo, cioè nel senso stanno bene dritte in piedi, ma devi fare una piccola pressione laterale per farle tornare dritte, altrimenti se no si aprono e fanno
diciamo, la gamba. Hanno una divaricazione alla cavallerizzo. Alla cavallerizzo, o alla calciatore. Alle gambe da calciatore, che è molto più bello. Il mio ha un po' le gambe da calciatore. E questo purtroppo non è stato tolto, questo problema, benché io abbia cambiato per ben 3 volte la giuntura delle ginocchia. E qui torna Miriam. Ciao Miriam, grazie. Grazie mille Miriam. Che mi ha mandato 3 volte gli stessi pezzi, perché io per 3 volte ho avuto lo stesso problema. Alla terza volta sinceramente non ho neanche più voluto continuare e l'ho lasciato così. No, perché evidentemente è un problema congenito proprio nella struttura con cui sono realizzate le ginocchia, non c'è poco da fare ragazzi. Si può ottenere qualche risultato migliore, ecco, inserendo più o meno filetti, stringendo più o meno le viti, il datone quello centrale, però a parte quello è un discorso molto di fortuna di come vi è arrivato il pezzo. Assolutamente sì. Non c'è molto che si può fare in più. E quindi diciamo che questa è stata la cosa più noiosa e più fastidiosa che ho notato nel montaggio del Mazinga Zatar, perché per quanto riguarda tutto il resto mi sono trovato benissimo, anche con le piccole colonnine al petto ad esempio, non è che ho trovato grandi difficoltà. La cosa più brutta sono state le ginocchia, e lì purtroppo... Sì, penso che la cosa che ha reso ostico il montaggio un po' a tutti questa delle ginocchia, sì, perché sì. È stata veramente problematica. No, che poi ripeto, cioè per mettere mano a un ginocchio tu devi smontare 1000 altre cose. E in pratica da qui a salire. Bravissimo. Quindi. E qui torniamo nella comodità che poi avrà il grande Mazinga rispetto a lui. Cioè, se io ho un problema a una giuntura, sì, devo smontare le placche, ma non è che devo mettermi lì a sbullonare tutta quanta la gamba, perché comunque è più facile. Sarà molto, ma molto più facile anche lavorarci in un secondo momento se dovesse succedere che c'è un piccolo problema. Ma comunque il progetto del grande Mazinga dovrebbe essere stato aggiustato in virtù dell'esperienza precedente, e in teoria non dovrebbe comportare le problematiche viste sullo Z per quanto riguarda il ginocchio, eh? Perlomeno sentendo i pareri di coloro che già lo stanno facendo dal Giappone, sembrerebbe che la struttura regga molto meglio per quello che riguarda le ginocchia. Questo ovviamente poi lo vedremo anche noi in corso d'opera, non è possibile avere una certezza assoluta fin da adesso, perché logicamente, come si dice, finché non si tocca con mano purtroppo non si sa. La cosa positiva che c'è sul grande Mazinga e che non c'è sul Mazinga Z è che il Mazinga Z purtroppo è un soldatino, cioè nel senso che non si possono dare molte cose. Uno può provare a fargli fare la posa con la gamba alzata, la gamba appoggiata, io avevo pensato addirittura, fantasticando, che potesse scendere il gradino in una posizione quasi di movimento, ma non dà stabilità. La cosa buona invece del grande Mazinga, quanto ho visto dalle varie immagini che sono state portate avanti nei vari siti, è che c'è tantissima posabilità. Cioè, non ti dico che può fare una spaccata alla Van Damme. No, ma non è nemmeno richiesta, diciamo. Non è nemmeno richiesta, ma può fare un sacco di pose, cosa che con questo non riusciamo a fare. Questo, Breastfire e basta. Poi lì vi fermate, Breastfire, Dream Missile, stop. In pratica okay. Sulle braccia ci potete giocare abbastanza, volendo. Ma sulle gambe, meno lo toccate, meglio è. Assolutamente. Vista la debolezza proprio delle ginocchia. Non lo piegate, perché poi lo stesso problema lo portiamo anche sulle anche. Sì. Cioè il problema al ginocchio e il problema all'anca. Anche perché sono snodi gemelli in pratica. Sì. Sono fatti praticamente nello stesso modo, quindi sicuramente soffrono delle stesse problematiche. Soffrono anche il fatto che se vengono mossi, magari una volta ti va bene, lo rimetti dritto, la seconda volta si allenta la vite e la gamba incomincia a fare così. Sì. Che è proprio il movimento avanti e indietro che lo fa. È un gesto fatto così davanti, sì, al missilone, però insomma... In effetti... Però, diciamo che la gamba fa così. No, così è uguale, è la stessa cosa. Vabbè, comunque non lo fate, evitate di farlo perché... Non fate questo a casa, come dicono in tanti programmi televisivi. Assolutamente no. Fatelo in privato, in separata, ecco. Ma non a casa davanti a gente, perché sicuramente verrete visti con occhi sbagliati. Facciamo così. Ok, poi torniamo alla mutanda e quindi il bacino. Mutando il bacino, nel montaggio io non ho trovato nessun tipo di problema. Ma anch'io, è filato abbastanza liscio, c'era solo un leggero disallineamento col foro che andava qui sotto, sì, ti ricordi, che per centrarlo era un po' problematico. Però alla fine, dico, un po' di pazienza si riusciva a risolvere. Diciamo che non è stata la cosa più complicata da fare alla fine, no? Assolutamente no. Il petto e il busto, diciamo che hanno tutte... Cioè, essendo un blocco unico, non ha creato problemi, perché montando una cosa andavi a montare anche quella sotto, quindi andava tutto... In contemporanea, diciamo, nel montaggio. Sì, qualcuno si è creato il problema della spina dorsale, tra virgolette, che non era perfettamente in linea, ma in realtà lì bastava tirarla, bastava tirare la reazione e si estendeva tutto, quindi in realtà non era storta, era solo un problema che tutto il meccanismo è stato studiato in quel modo per rendere sbasculante
il torace, no? Quindi farlo andare un po' indietro per fare il Breath of Fire. Assolutamente. Questo chiaramente da smontato, diciamo che ancora uno non vedeva le placche esterne, poteva dare l'impressione che in determinate situazioni quel telaio fosse storto. In realtà bastava prenderlo con le mani, tirarlo sopra e sotto e uno lo portava in posizione corretta, quindi non era un difetto quello, ragazzi, era solo che montandolo ce lo siamo ritrovato magari in una posizione un po' diagonale, ma lì bastava un po' di pazienza. Esatto. Tirarlo, metterlo dritto in verticale e il problema non tanto c'è. È vero che poi quando abbiamo cominciato a montare le corazze eccetera, in linea di massima quasi tutti sono riusciti a farle combaciare senza troppa difficoltà. Che poi si è allineato anche da solo, sì, perché montando sì. L'allineamento viene in automatico. E partiamo dalle spalle. Le spalle, ho trovato la giuntura delle spalle un po' troppo morbide. Cioè io questo movimento della spalla avrei preferito fosse leggermente più rigido. Dare la rigidità a questo movimento voleva dire comunque allargare il ball joint della spalla, come è successo per le mani del grande Mazinga. Per le mani ci hanno pensato perché comunque era un difetto evidentissimo, per la spalla hanno preferito magari non farlo perché comunque la spalla rimane così e così è, però è un po' troppo molla secondo alcuni. Ma forse potrebbe essere stato lasciato così anche intenzionalmente, perché nel caso uno prova ad alzare le braccia per la posa del raggio termico, probabilmente se qui fosse risultata rigida, magari nel movimento poteva graffiare forse. No, io non parlo, parte. Non parlo di rigidità, io parlo proprio di, cioè guarda, se tu fai, diciamo, di forza arci perché balla troppo. Balla un po' troppo. Beh sì, quello, cioè, sì. Il movimento lo deve fare, perché vediamo che il movimento lo riesce a fare e questo è quello che deve fare. A me quello che non piace di questa cosa è questo movimento qua. Sì, diciamo c'è un movimento laterale un po' eccessivo. Sì. Diciamo che se avessero indurito un po' la giuntura del ball joint, come hanno fatto per le mani, non avrebbero fatto un soldo di danno, però volendo si potrebbe anche un pochino indurire, tra virgolette, inserendo un o-ring di gomma all'interno prima di inserirlo sul ball joint interno di questa, che dà quel minimo di attrito in più, però chiaramente non è che risolve al 100%. No, non lo risolvi, diciamo da che una leggera miglioria, ma io avevo pensato addirittura al cellophane delle buste. Ah, diciamo, c'è sempre in qualche modo un attrito che crei. Dare quel piccolo spessore in fattori di proprio di millesimi, sì, di poco, di pochissimo. Di poco. Collo nel mio caso è un po' morbidino, devo dire. Perlomeno nella parte, no, più che il collo, nella parte della giunzione con la testa, perché il collo sotto è sufficientemente rigido, quella sopra è un po' morbidina. Però lì io so anche il motivo, nel senso che quando ho piazzato la famosa vite al centro che li teneva uniti, ho sentito che quella vite tendeva quasi a diventare spanata, nel senso che non tendeva ad avere un grip tale da rendere molto dura l'unione, e ho preferito non insistere. Quindi chi magari invece ha avuto la fortuna di avere un pezzo un po' più integro, dove la vite è riuscita ad andare a fine corsa stringendo bene, quel problema non dovrebbe averlo. Dire, è la stessa uguale alla mia. Quella è uguale? Assolutamente sì. E allora probabilmente è proprio il tipo uguale di plastica così che ha dato a tutti alla fine la stessa cosa. Per fortuna comunque il collo della parte sotto è sufficientemente rigido, quindi comunque la testa non tenderà ad andare in avanti o indietro da sola. Bisognerà sempre in qualche modo manovrarla, ok? Io l'unico invece, io perché parlo dei problemi, che a me mi piace mettere il dito nella piaga, l'unico problema che ho notato nel collo è nel gap, cioè che cosa vuol dire il gap? Nella distanza che c'è fra petto e collo. Questa distanza fra petto e collo la notiamo soprattutto se lo vediamo come lo sto vedendo io di tre quarti, perché mi fa vedere la spalla, cioè c'è un foro enorme qui, parliamo qua dentro. Che diciamo guardandolo di lato, ovviamente. Guardandolo di lato non c'è un riempimento, quindi vado direttamente a vedere da quel buco la spalla. E questa è una cosa che a me un po' infastidisce, che non ho fatto caso sul mio, lo sto vedendo da qua. Che poi magari si poteva correggere facilmente facendo una parte più spessa della corazza esterna che avesse riempito questa zona. No, bastava probabilmente tirare un po' più su, vabbè, poi queste sono tutte cose che uno dice col senno sempre col senno del poi, perché... Però magari avrebbero dovuto allungare un pochino la parte del sottocollo, anche perché il collo più di così non lo pieghi. Quindi questo gap che c'è è anche inutile. Sì, in effetti non serve a nulla. Avrebbero potuto coprirlo un po' di più in maniera tale che non si vedesse quel gap, che c'è, perché c'è, però ci fai caso, ecco, soltanto se lo vedi così e lo fissi come lo sto fissando io. E... come avete capito, Giampo è molto selettivo nelle cose. No, molto... io... no, ma giustamente, perché le cose vanno altrimenti ovviamente... sarei come il giornalista. No, ma giustamente noi siamo tutti concordi nell'apprezzare il modello, ma
ci sono poi anche dei difettucci. Poi dopo daremo così anche noi il nostro voto personale, come, hanno, sì, fatto, sì, sì, come sì, hanno fatto il sensei e il giornalista. Quindi un voto unico, poi non è che votiamo per questo, quello e quell'altro. Ci piace, non ci piace, esatto, ci piace, non ci piace, da 1 a 10. E la mascherina. Nota dolente, anche nota dolente, la per mascherina, molti almeno. La mascherina, non tanto la griglia, ma proprio la mascherina degli occhi. Sì, sì. La mascherina degli occhi è stato un problema un po' per tutti. Un problema per Andrea, un problema per me, sono sicuro un problema pure per voi. Come l'avete risolta? Non lo so, vi dico come l'ho risolta io e poi Andrea vi dice come l'ha risolta. No, io al momento non l'ho manco risolta, nel senso che... Allora, okay, no, nel senso che nel mio caso si regge sufficientemente bene e non ho ancora provveduto a fare modifiche particolari. Per come vorrei metterci mano io in futuro, qualora fosse necessario, è sicuramente la modifica col magnete. Per me è quella la più idonea. Devi trovare però il magnete proprio adatto, perché c'è, sì, una fessura all'interno, ma devi trovarlo proprio a misura. E sì, taglia, serve un pochino... Taglia un magnete, a meno che non prendi quello di gomma, quello che si quello cambia. Beh, volendo va bene pure quello. Ma è leggerissimo. Quello è troppo leggero, non penso che riesci a tenere una maschera. Non riuscire in batterio. Quello allora, che io vediamo, ho fatto... Comunque ci dovrò studiare ancora sulla cosa, perché non è che... Quello che io ho fatto invece è stato, adesso non lo faccio sul suo perché ovviamente non prendo responsabilità, però ho tolto la mascherina, poi ci sono, no, ci sono quelle due alette che vanno dietro ai cornini. Io che cosa ho fatto? Con molta delicatezza ho piegato quei dentini. Nel momento in cui ho piegato con delicatezza... Sei rotto? No, no, non sei rotto. Ho piegato con delicatezza quei dentini e l'ho rimessa dentro, lì sta e lì rimane. Non si muove, comunque, neanche se la testa va a testa. Questa, cioè adesso io vorrei, ecco, cioè si sfila, ma non è che si sfila proprio che casca da sola, cioè io comunque dovrò tirare un pochino, eh. Allora, quello che vi dicevo io è questo, adesso non so, è questa parte qua. Questa parte qua io l'ho piegata un po' leggermente verso l'interno, quindi gli ho dato un piccolo, io ho fatto verso un piccolo basso, verso il basso, bravo, vedi, tu che fai build up come ci capisci, bravissimo. Occhio che sfondi là. Ah, chiudevo il filo, la gira gli dava una botta. Allora, praticamente verso? L'interno, no, verso il basso. Verso il basso, piegare leggermente questa qui verso il basso e rimetterla dentro. A quel punto non si muove più. Io ve lo garantisco che almeno sul mio... Sì, perché fa un po' l'effetto degli occhiali, bravissimo, no? Che c'hanno la cosetta qui dietro. Quindi... Bravissimo, praticamente gli ho fatto gli occhiali, ho fatto gli occhiali. Oh, ovviamente, ragazzi, quando lui parla di piegare, parliamo di uno spostamento minimo. Assolutamente, quello, assolutamente. Quello è diecast, se voi girate con troppa forza e con troppa arcuatezza, quello si spezza, Piano quindi, piano, fatelo piano, piano, se avete il coraggio di farlo, fatelo, perché funziona, ma fatelo proprio piano 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 e proprio di un millesimo. E poi altro consiglio che vi do, se ci volete provare, fatelo nella stagione estiva, perché il metallo caldo sopporta meglio lo stress. Okay. Se ci provate l'inverno col freddo è molto più facile che vi rimane in mano. Pensavo perché l'inverno lavorava. No, perché è una questione di resistenza di metalli rispetto alle temperature. Ho detto una minchiata. Così. Ho detto una minchiata. Tu non le dici mai, Giacomo. Sì. Era solo per far capire a loro che è un solo motivo... qualcun altro non dice minchiate, ragazzi, e voi sapete di chi parlo. Okay. Cos'altro vogliamo dire? Vogliamo dire che sono inutili i cornini argentati, quelli diciamo in metallo che ci hanno dato? Beh, quelli possono essere utilizzati chiaramente solo nel caso ve ne freghiate degli effetti luminosi. Ma come fai a fregarti degli effetti luminosi dopo con tanta bellezza? Cioè, il bello è proprio che gli si accende tutto. E tu mi metti i cornini in ferro e non mi metti le lame croci del sud. Oh, che so, ma voglio dire, accetta. Io voglio anche, voglio anche capire che tu magari volevi risparmiare sul grosso del pubblico, ma a noi che hai dato lo scrander addizionale, come fai a non dare le croci del sud che tra l'altro hai menzionato anche sul foglietto delle istruzioni di quello scrander? Cioè questa è proprio una cosa che non dovevi fare. Noi ti ringraziamo comunque per questo splendido modello, ma la prossima volta... Ciao Miriam, grazie. Devi farci la cortesia di darci una collezione completa, non farci essere clienti di serie B rispetto al Giappone. Ci vuoi... Casomai fai una cosa, te la butto là, fai due tipi di abbonamento, abbonamento low cost e abbonamento premium. Quello low cost dai meno cose, bravo. Quello premium potrebbe per chi vuole spendere di più dai tutto. Perché è veramente nel caso di quello scander lì non dare quelle croci del sud che poi saranno costate
la sfidaggine da fare, è veramente una pecca imperdonabile. Ti ripeto, mi metti i doppi cornini che... esatto, cioè lascio... Ma perché vogliamo parlare dei propulsori subacquei? Mi hai messo i propulsori subacquei! Che non potranno mai essere applicati perché che sennò... Che non ci fa... Di cui proprio... Cioè, a meno che non lo potrei mettere come sul seggiolone, bravo, con i piedi seduti in avanti. O dentro un acquario, perché ti piace l'acquario col Mazinga dentro. Ma se no non c'hanno un modo di proprio un senso di esistere, anche perché non li hai fatti nemmeno retrattili, che lì bastava una molla, no? Volendo, li mandavi dentro, chiudevi lo sportellino, sai che ci stanno, ma... Bravo. Invece così, se uno li vuole applicare, il Mazinga non si regge in piedi. Quindi, che me ce l'hai dati a fare? Quella è stata veramente la cosa più inutile fornita. Eh già, i builder... belli, io non c'ho niente da dire. Beh, giusto sul, per quello che riguarda forse le luci in fibra ottica che arrivavano davanti, che nel caso del Jet Builder specialmente erano praticamente invisibili, la maggior parte. Io lo dico, grazie Miriam per la 300esima volta, mi sono fatto mandare un altro builder. E nel tuo si vedono bene? Adesso sì, nel mio non molto. Nel quello che c'avevo io, per esempio, non si vedeva niente. Io sono di persone proprio che praticamente è come se fossero spente, quindi in quel caso magari... A parte è che vero mangia che... molta batteria, eh? Sì. Sì, cioè sì, da sì, dire sì, che i builder, ragazzi, vi ciucciano la batteria in una maniera strepitosa, anche da spento... Ve le consumano. Io sul mio, per esempio, non le ho messe le batterie perché comunque le trovo anche inutile. Discorso builder. Io i builder non c'ho niente da dire. Cioè, a me piacciono tutte e due. Ho avuto il problema con i LED, come ha detto Andrea, con la fibra ottica, però... Ciao Miriam. Guarda, tu insistendo con questa Miriam, tua moglie diventerà gelosa, no! Primo. Aspetta, seconda cosa, diventerà gelosa anche la collega di Miriam, che non stai nominando mai. Ma perché non ricordo il nome? Ciao collega di Miriam, però c'è sempre Miriam in mezzo, quindi alla fine ciao Miriam. Guarda, potrei, perché ce l'ho sull'altro telefono, no, su questo, se no potrei recuperare anche quel nome. Vedi, io per esempio le cose sul telefono come lui, non ce l'ho. No, non nel senso che ce l'ho sulle mail di risposta del servizio clienti, perché non... Allora, sappiate che non ci abbiamo canali preferenziali, noi. No, a noi ci piace tutto. Credo. No, nel senso che noi ci trattano come trattano qualsiasi altro cliente. Sì, sì. Solo che, avendo avuto modo di contattarli più volte, ormai conosciamo i nomi, ma a parte quello non c'è nessun altro tipo di rapporto. Assolutamente, assolutamente. Allora, a me piacciono. Sì, io belli, esteticamente belli. Non trovo niente da dire su tutte e due. Ci hanno dato due pilotini, quindi anche la cosa bella è che ci sono due pilotini all'interno dei due moduli di volo. Che non era affatto una cosa scontata, perché magari potevano scontata. Dare la cabina vuota, no? Bravissimo. Visto che hanno dato già il COCI in piedi, potevano anche risparmiarlo. Invece, vedi, quella è stata una cosa apprezzabile. Che è stata bella ricevere. Io ho solo un parere un po' negativo sui missili questi qui del jet builder, perché tendono a uscire un po' troppa facilità. I miei sì, anche ruotandoli, come ha detto più di qualcuno, dovevano bloccarsi, a me tutto sto bloccaggio non ce l'hanno. Come funzionamento generale direi che però funziona meglio l'over builder, sì, in linea di totale, diciamo, facendo un sunto delle caratteristiche. E sia perché ha le doppie elichette, diciamo motorizzate, i rotori che, laterali sono belli, sono bellissimi da avere in moto, quindi è una cosa più particolare, sia perché appunto questi diciamo missili laterali a molti sono arrivati addirittura, come anche a me nel primo caso, sono arrivati addirittura staccati, perché tanti come li toccavano gli rimanevano in mano, quindi sicuramente quello è fatto meglio rispetto a questo, anche se questo può risultare come versione più moderna, no? Ma in realtà l'Over Builder è sicuramente stato realizzato in modo migliore rispetto a questo. A te quale modulo di volo ti piace di più? Diciamo per metterli dentro alla testa? Allora, se dovessi esporlo nella versione più moderna, diciamo in finale di stagione, opterei per la versione del Jet Builder, chiaramente messo sulla testa, e il Jet Scrander addizionale, quindi la seconda versione, per dargli appunto un aspetto di estrema modernità, di aggiornamento estremo. Diciamo nel ricordo dell'ultimo Mazinga. Esatto, diciamo delle parti finali. Se invece volessi ricreare l'effetto nostalgia delle prime puntate, logicamente quello lì, e addirittura non ci metterei nemmeno lo scandalo, perché se non ricordo male tu mi puoi confermare, quello arrivò diverse puntate dopo. Mi sembra la quarta, o la quinta o la sesta, mi sembra, se non mi ricordo male. Quindi comunque c'era stata una certa attesa. Perdonate se non ricordo le cose, ma c'avevo la memoria del pesce rosso tante volte. Ma poi siamo anche a una certa, sia d'età sia di orario,
perché non so che ora abbiamo fatto già, ma comunque siamo belli pensa avanti. Tu invece come lo esporresti nella tua esposizione ideale? Allora, io nella mia esposizione, che ho già fatto ovviamente, ho eliminato il Pilder dalla testa, non ho messo nessuno dei due, ho levato un pilotino, anzi tutti e due i pilotini dall'interno del Pilder e ho lasciato Koji Kabuto così, praticamente, ad ammirare il suo Mazinga. Quindi una posa proprio estremamente realistica. Assolutamente dove sì. C'è la presenza di un solo pilota, non di vari piloti messi in giro. Non ho messo le moto, non ho messo niente, quello sta tutto inscatolato, però ecco, nel diorama mio ci sono tutto quello che vedete qua, tranne le fiamme dei pugni a razzo, e Koji messo lì all'angolo. Avrei voluto incollarlo, perché comunque mi sarebbe piaciuto incollarlo, perché questo basta che fai così e se ne va giù. È però anche no, vero, insomma, che se uno lo mettesse sotto Tega, in realtà sarebbe cosa buona e giusta, però diciamo che non voglio rovinare niente, perché in qualsiasi caso questo potrebbe o cadere da solo o fare altro e si vedrebbero le macchiette della colla sui piedi e della colla sopra alla passerella. E quindi ho evitato di farlo, però diciamo che nel mio appartamento il Mazinga è così, con Koji messo qui all'angolo. Che devo dire che è un modo di esporlo veramente bello, perché non so se avete visto le foto che ha pubblicato sul suo canale Instagram, questa inquadratura, chiamiamola angolare, no? Presa così di fianco, con il Koji ripreso anche leggermente dal basso verso l'alto, che guarda il suo Mazinga, è veramente spettacolare, ragazzi. Andate sul suo canale Instagram e cercate quella foto, perché vi assicuro che è bellissima. E poi parliamo dei due Scrander. Io ieri, diciamo per vederlo un po' più completo nel suo abbigliamento classico, il Mazinga Z, ho voluto montare uno dei due Scrander, indipendentemente da quale montate. Le attaccature della cinta sono talmente rigide che una volta messo fa la sua bellissima figura, perché è eccezionale. Anche su queste cose ho le fotografie sulla pagina, se volete andare a vedere per darvi un'idea. E soprattutto iscrivetevi al canale di Giampo, mi raccomando. Vabbè, quello se volete, quello se, però pensate a lui. A tutte e due allora. E quindi c'è molta fatica, fate molta fatica poi nel toglierla la cinta. Io quello che ho fatto è, dato che non ci riuscivo con le unghie, perché neanche con le unghie riuscite ad aprirla, ho preso una lama, quindi un coltello arrotondato di quelli da cucina. Come diceva Gigi Proietti, è un bel rischio. È un bel rischio, però mi è andata bene, cioè nel senso ho allargato leggermente le due giunture della cinta, ho messo la punta del coltello arrotondato all'interno del gap che si è creato e ho leggermente piegato. A quel punto, facendo un po' di forza, perché comunque la dovete continuare a fare un po' di forza, trac, si sono aperte. Però le chiusure sono talmente rigide, almeno quelle che mi sono state fornite a me, Anzi, se volete farlo, fatelo, ma a vostro rischio e pericolo. In virtù di quello che ha detto lui, usate magari il coltello della Nutella, quello completamente arrotondato. Sì, quello lì. Perché quello con la spatola. Esatto, quello col seghetto non ci provate, perché è sicuro che graffiate qualcosa. Oppure in alcuni, addirittura pare che l'abbiano fatto con il bancomat, infilandolo le mano da sotto, facendo un po' di leva, però lì in quel caso rischiate di spezzare il banco, quindi usate uno scaduto che non vi serve più, non usate quello, diciamo, buono, ok? E continuo a dire che comunque con lo Scrander indosso è veramente meraviglioso, però ecco, c'è questa piccola pecca che poi tra virgolette, sì, perché diciamo comunque dà un senso di solidità anche quello. Tu avresti montato invece con un sistema di cancio come quello qualcosa di magnetico, se fosse stato nel progettista della Shet, anzi meglio in Nativa Studio? No, avresti sempre optato comunque per un innesto di questo assolutamente tipo? Assolutamente sì, perché il peso è talmente grande, quello dello Scrander, che sono sicuro che nessuna calamita poteva riuscire a... È un sistema alla Chocokin invece con quel mattoncino a pelle ripido che si incastra nella schiena del robot, come abbiamo visto spesso nei Chocokin? No, perché sennò altrimenti causava antiestetismo all'interno del Mazinga. E poi ci sarebbe stato quel buco da coprire, ci avrebbero dato il tappo di gomma, che è veramente brutto, perché i tappi di gomma, questi a lungo andare, si ingialliscono. Quindi io non li ho messi, perché tanto sono inutili, perché il robot va visto da davanti e non da dietro, quindi i tappi non li ho messi, ma se li avete messi, mettete in preventivo il fatto che quelli si ingialliranno. Perderanno colore, cambieranno anche l'intensità. Sono insicuri, dicono, ma comunque io tra l'altro non sono riuscito nemmeno a mettere questi qua nell'avambraccio, perché
o sono sbagliati di misura quelli che mi hanno mandato a me, ma non c'è verso di farli entrare. No, no, ma a me piace. So che qualcuno l'ha tagliuzzati per cercare, però insomma, vedi, vorrebbero entrare così, da soli. Mi piace così com'è, quindi, anche con le viti, perché a parte tutto è l'unica cosa che ti fa capire veramente che l'hai montato tu. Certo. Cioè, se vedo qualche vite in giro su questo tipo di modello, non mi dispiace, perché comunque c'è il mio lavoro dietro. Esatto, c'è cioè il gusto di averlo realizzato da soli, non sì, di aver comprato un prodotto finito, perché che dà soddisfazione. È facile dire, guarda, quando vengono le persone a casa, guardate quello che ho fatto, ma che stai di questo, l'hai comprato, non c'è niente, allora lì devi stare a stappare il mazinga per fargli vedere i video. Invece no, perché dici, vedi questa vite l'ho montata io, vedi quest'altra l'ho montata io, vedi l'inner frame, non si vede l'inner frame, e questa è la cosa più brutta di questo robot, che non si vede l'inner frame. Però il livide lo mettete di schiena, togliete la placca della schiena che è magnetizzata, ah, glielo fate da dietro, alla fine siete un po' fidati pure della parola che gli date. Però comunque sia, io non li ho messi e sono contento così. Diciamo. Senti, vogliamo parlare invece di questi adesso? Da di questi che cosi? Da dove vuoi partire con questi? Ma che partire dal fatto che il pugno a razzo, no? Che ci hanno così gentilmente fornito. Sì, ma tu lo sai benissimo che il pugno a razzo parte dai piedi, non parte, cioè, non parte dalle braccia, ma parte dai piedi. Cioè dovrebbe stare a st'altezza, no? Loro ce lo fanno che rimane così. Beh, io trovo veramente che sia la cosa più ridicola mai vista su un qualsiasi tipo di modello. Perché se tu mi offri questa possibilità, cioè avere una fiamma illuminata anche, non soltanto una gimmick messa lì così, e me la fai così bassa, che senso c'ha? Non c'ha senso, anche perché poi se tiene, non si tiene soltanto se mettete questa parte qua rivolta verso la fiamma, altrimenti neanche si tengono senza pugni. Ma indipendentemente da questo, che io abbia queste due fiamme messe così, a che pro? Cioè, almeno allungamelo questo tubo, fammi un filo decentemente lungo e me le fai arrivare fino a qua. Esatto, anche perché magari invece di fare il, diciamo, la colonnina in alluminio, me la facevo in plastica, plexiglass trasparente, dici, ma si vedeva il filo dentro, ma sti cavoli, perché tanto comunque con la trasparenza un po' del plexiglass che diventava un po' distorcente, nemmeno si sarebbe notato il filo. Bravissimo. E al tempo stesso davi modo di avere i pugni a razzo all'altezza giusta, come tanti hanno fatto poi, come ha fatto anche Otaku, perché Otaku Style, che salutiamo, ciao Otaku ha fatto questa cosa qua, ha allungato praticamente i cilindri in maniera tale che arrivassero all'altezza delle braccia. Allora lì c'è un senso logico mettermi queste due fiamme qua. Mettere queste due fiamme qua così, a terra, non ha un senso logico. E quindi per me sono due cose, altre due cose che potevano benissimo evitare di mettere. No, perché sarebbe stato carino, qualora avesse voluto mettere una gimmick della fiammella, mettere direttamente una fiammella piccolina, proprio piccola, senza mettere la luce che non serve a niente. Sì, sì. In maniera tale dici, cavolo, te l'ho data. Allo stesso modo come fanno nei modelli Jokin, quando danno quel tipo di caratteristiche, bravissimo, no? Bravissimo. Che fa quel po' di scena, ma non impegna in questo modo, no? Assolutamente. Neanche a dire che uno dice, sai, lo fai così e ci metti vicino gli operai per far sembrare che stanno a fare manutenzione, perché è una fiamma. Vicino a una fiamma del genere l'operaio non ci potrebbe mai stare. Tant'è vero che anche la NASA, quando fanno l'accensione dei motori, tutti i tecnici stanno ben lontani dal razzo e si mettono tutti quanti, ecco, quello dentro ci si fa un buco. Poi volendo potevano farlo anche per Gigetto, per il nostro amico sì. Cazzonga, che Cazzonga non è una parolaccia. No, Cazzonga lo sai che cosa, quello delle cose dei Big Bang Theory, no? No, diceva Cazzonga, no, quello era Bazinga. Cazzonga era un fumetto. C'è ragione, sì. Era un fumetto erotico degli anni 70, uscito dopo Mazinga. Ma che andiamo su una cosa che dopo bisogna mettere evitato ai minori. No, ma non diciamo niente, però esisteva Cazzonga. Se voi mettete su Google Cazzonga, andate a vedere che cos'è. E questo è Cazzonga, secondo che me. Che era il Mazinga con la cosa lunga. Coso io, so. Vabbè, comunque, lasciamo sta sto coso. Io. Lasciamo sta sto coso dove sta e non pensiamo più alle fiamme che sono belle. No, bello l'effetto, carina l'idea, ma realizzata in maniera sbagliata, diciamo che non si sono sforzati più di tanto. Esatto, potevano far di meglio, specialmente in virtù, insomma, del costo generale, perché comunque è un modello che ha un costo importante, sicuramente è stato rateizzato ovviamente con i pagamenti mensili dei vari pacchi, ma il costo finale c'è. Quindi uno ci si aspetta anche alla fine di avere un prodotto che sia a un certo livello, che tutto sommato per certi aspetti lo è. Però poi ecco, si sono persi magari in piccole stupidaggini che potevano renderlo forse veramente il Mazinga definitivo, diciamo, no? Forse.
e che invece così magari lasciano un po' il tempo che trovano. Che cos'ho io qua? Ah, le famose scurie atomiche! Che cos'ho io qua? Allora, partiamo dal presupposto che sono bellissime. Questa è una delle cose più intelligenti che io abbia visto in un qualsiasi modello di Mazinga Z. Intelligenti perché? Perché a differenza delle altre scurie atomiche che hanno i Chocobin, cioè hanno due tipologie di braccia, il braccio con e il braccio senza, su questo invece noi abbiamo questo tipo di situazione magnetica, che sono eccezionali, cioè di un'intelligenza talmente anche banale, stabili, vedete, anche cioè, stabili, è di un'intelligenza talmente banale che viene da pensare per quale motivo Mamma Bandai non ci abbia mai pensato una cosa del genere. Beh, lì magari ci sono problemi di dimensioni, no? Vabbè, una calamita piccola si trova sempre. L'hanno fatta per il builder, la fanno esatto, a livello questo, industriale, dai. Volendo, si può fare tutto. C'è un perché discorso non gli avete fatto. Non gli avete ecco, fatto. Forse ti pigrizia nel farlo, o forse non gli è venuto a mente, magari a Bandai, in determinate situazioni. Ma anche Bandai, come Giampo può confermare, ultimamente è diventata un po', diciamo, tirata nell'innovare. Campa un po' di rendita su quello che diciamo ha già fatto in passato. Io non so adesso chi comanda Bandai, ma lo vorrei conoscere. Io vorrei dire qualcosa personalmente, face to face. Chissà, magari un giorno. Me lo auguro. Lui non lo so se se lo augura, ma io me lo auguro. Vabbè, comunque, allora, mettiamo le scurie atomiche. Abbiamo messo le scurie atomiche sul braccio. Vedete, no? Una si attacca e l'altra si attacca. E non si staccano più. Beh, ovviamente una botta sopra, no, sì, no, ma perché se così... massima, ecco, sono abbastanza resistenti anche alle oscillazioni, quindi è stato fatto bene. Questa è una delle cose fatte veramente intelligentemente. Quindi scurie atomiche messe là. Cosa abbiamo qui? Due a te e due a me. Così io... adesso se abbiamo un bersaglio andiamo ad appuntare questi Drill Missile. Il Drill Missile è una cosa molto carina, è stata fatta a modest indipendentemente dal gioco e dallo scherzo, è un'altra cosa intelligente, una cosa che nessuno ha fatto mai in nessun tipo di modello. No, io parlo anche di modelli di 30-40 cm, cioè nessuno ha avuto l'idea di inserire queste bellissime frecce, che sembrano frecce, all'interno dei modelli. Quindi è il primo Mazinga Z ad avere i Drill Missile. Che non è cosa da poco. Il che non è cosa da poco, anche perché sono tanti, perché vengono messi 6 su un braccio, 6 no? Sì. 3, 6 su un braccio e 6 sull'altro. Adesso ne abbiamo 4 per comodità, perché sennò dovete tirare fuori. Tanto è inutile tirare fuori l'armeria. Tanto lo sapete tutti, avete il modello, quindi. E questa è un'altra cosa intelligente che hanno fatto. Vanno inseriti all'interno, ci sono varie misure, quindi dà anche questo senso di delay. Io lo chiamo delay. Di ritardo. Sui vari spari, cioè uno spara prima, uno spara dopo, invece che farli sparare tutti insieme, che è un bel effetto, una bella gimmick. Complimenti a lui. Sì, è stata pensata bene, perché potevano tranquillamente fare tutte asticelle della stessa misura, no, e non avere questo effetto. Potevano soltanto fare le punte e metterle dentro, incastrarle e lasciarle così. Avete inserite anche di varie lunghezze, è stata veramente una bella cosa. Brava Niwa Studio lì, su questa cosa gli devo dire brava. Bravi, anzi. Bravi, certo, bravi. Poi ci sarà un team anche lì, logicamente, no? Ovviamente lì non c'è Miriam. Ciao Miriam, ciao Mary e ciao Valeria. Ci siamo ricordati anche delle altre colleghe. Tutte quante gentili, tutte quante molto brave. No, veramente, noi diciamo ridendo, ma lo pensiamo veramente. Vero, veramente ci hanno dato veramente una mano, ma non solo a noi, a tutti quelli che hanno partecipato alla collezione, perché... per lo meno io lo sappia, non hanno mai negato a me, una sostituzione a chiunque l'abbia richiesta, voglio dire. L'unica cosa che chiedevano, ovviamente, dopo un po' che qualcuno magari ci marciava su questa cosa, la fotografia del danno, cioè nel senso, hai un problema sul pezzo, mi mandi la foto del pezzo che dici che è danneggiato. E io te lo cambio. Anche perché anche loro poi dovranno giustificarsi magari con chi sta più in alto di loro, nel caso vi contestassero troppe sostituzioni, quindi bisogna anche per quello essere onesti nell'interagire col servizio. Eh già, sì. Basetta, io la basetta la odio. Io non la odio, però in effetti concordo con tutti nel dire che crea un notevole problema espositivo, perché non tutti hanno lo spazio a sufficienza per tenere tutto questo diorama così enorme nelle proprie case.
Io la basetta la odio, ma non per la grandezza. La basetta la odio proprio per come è stata concepita la basetta. Ah, tu dici per il livello tecnico, come è stata strutturata? Sì, beh, io avrei preferito, ci sono delle imperfezioni. Dato che ci sono 2,5 miliardi di cose che ci danno, oltre al robot, oltre ai Wilder, oltre ai X-Gander, oltre a tutto quello che vedete qua, ci sono tante altre cose che qui sopra ovviamente non abbiamo messo. Che sono appunto gli altri Dream Missile, che sono altre due scuole atomiche, che sono le motociclette. Le motociclette, esatto. Un casino di altre cose. Ma lo abbiamo fatto, mettere queste cose, per diciamo affiancarci a quello che fanno normalmente sia il canale Robotti del Giornalista sia Potere Robotico. Dove ma perché non... dobbiamo menzionarlo? Perché loro non mettono mai le pile per provare le luci, mettono mai quello. Io sento la puzza del sakè. Quando esatto, sì, l'odore forte di sakè. Troppe cene dove si beve, si bivacchia, no? E poi quando fanno le recensioni non mettono le pile dei modelli. E allora perché noi dovremmo mettere le motociclette qua? Bravo, però noi abbiamo messo le batterie. Oh, noi che sono le batterie più importanti. E che dopo andremo a vedere. Ritorniamo un attimo alla basetta. La basetta io avrei preferito fosse stata pensata come quelle dei Chocobi. Sì, forse con sarebbe stato preferibile. Con. Anche se chiaramente sono più limitate, no? Sotto certi aspetti. Aspetta. Però con una basetta dove posso alzare la piattina e mettere dentro tutte le cosine che non mi servono, perché io questi, tu ci hai messo queste cosette qua, ma poi sì, ci ho messi poi a casaccio, ma come ricordo dove ci ho messo. I Dream Missile, le scurie atomiche, sì, vanno bene qua dentro, ma sti cosi, le motociclette, non ci puoi mettere niente. Se tu mi facevi una basetta come quella di Bandai, magari levavo il robot, alzavo la basetta e io questi mi li sdraiavo dentro, sarebbe stato top. L'asse. È proprio il top. Sarebbe stata l'asse. Invece che mettermi tutta sta roba qua, che sì, è carina a vedersi, è una cosa nuova, una novità, andiamo sulla praticità. Perché e poi già sto coso è grande come un essere umano. Mi dai pure altre cose che so, protesi da essere umano. E poi secondo me un altro grave errore è aver messo la scheda del sonoro della base. Anche. Perché chi vuole esporlo invece solo come robot, senza tutto questo carafalco intorno, si trova diciamo impossibilità a farlo delle volte proprio perché poi gli viene a mancare l'audio. Invece secondo me sarebbe stato possibile integrarlo benissimo all'interno del robot, perché di spazio ce n'era. Ok, magari mettiamo una bacchetta metallica in meno, bravo, ma facciamo incastrare meglio anche le schede. Che poi fondamentalmente lo possiamo ancora fare. Però in quel caso secondo me non è sufficiente la tensione delle batterie stilo all'interno, lì bisognerebbe optare per avere le mezze torce anche lì. E lì magari diventava un problema più di spazio. No. Non si può fare. Okay. C'è un ragazzo che ha trovato comunque una soluzione, si è stampato un 3D una scatoletta. Sì, però è messa fuori. Però è sempre messa fuori ovviamente. Però in quel modo lui ha raggruppato tutta l'elettronica della base in pratica in questa scatolina e quindi non ha bisogno di tenere esposta tutta la base. No, io forse a quel punto avrei fatto veramente stampare in 3D una basetta, come dicevi tu, no? Più contenuta. Io avrei fatto una scatola porta oggetti. Cioè, la vecchia concezione, io adesso la butto lì così perché io sono anche amante dei Motu, Masters of the Universe. Il castello di Grayskull, santa pazienza, era il castello Grayskull, ma era una valigia. Alla fine tu quello che, con cui giocavi, pupazzetti, spade, lance, c'avevi tutto lì, c'avevi tutto dentro sta valigetta e ti portavi la valigetta. Allora, perché un'idea intelligente degli anni 80 non viene riproposta anche oggi che siamo nel 2025 quasi? Mi fai sto catafalco ma non mi dai la possibilità di poterlo usare come andrebbe usato, perché comunque di potenziale ce ne poteva avere tanto. Quindi ripeto, la cosa migliore sarebbe stata concentrare tutto all'interno del modello in qualche modo, anche magari utilizzando tecnologie di batterie differenti, no? Cosa perché... che poi succederà con il grande Mazinga, perché il grande Mazinga non avrà questo armamentario di roba. Quindi ma per forza di cose dovrà avere tutto integrato nel robot. Però la differenza che c'è con questo è che dentro il grande Mazinga c'è molto più spazio che puoi avere con lui. Sì, quello è vero. Perché l'inner frame è più leggero. Però è anche vero che c'è comunque bisogno di alcune piattaforme per poggiare sta roba che devi mettere dentro, quindi uno non so come verrà strutturato alla fine. Solo il tempo ce lo dirà. O metteranno una sorta di scheletro plastico pure vicino alle corazze, un po' come era quello dello Z, su cui agganceranno queste parti elettroniche prima di metterci la corazza. Penso che ci saranno dei buchetti per le viti con qualcosa di simile, sì. Sì. Insomma, la soluzione sicuramente c'è. Però l'hanno lavorata, secondo me l'hanno lavorata in maniera migliore quella del grande Mazinga. Lo vedremo poi, tanto piano piano con tutte le recensioni che farà lui con WhatsApp, piano piano ci istruiremo. E comunque sarà un'operazione che ci impegnerà per altri 2 anni, ragazzi, quindi vedremo delle belle anche lì.
quanti divorzi. Speriamo di no. Speriamo di no, ma quanti divorzi. Allora, abbiamo parlato del Mazinga Z, abbiamo parlato di tutto quello di cui potevamo parlare. Abbiamo fatto parlare anche il giornalista, abbiamo fatto parlare il sensei. Abbiamo parlato di io e te. Abbiamo cazzeggiato, abbiamo salutato Miriam. Ciao Miriam. Ciao Miriam, ciao Mary, ciao Valeria. E adesso passiamo la mano al Mazinga Z, facciamo una prova di illuminazioni, lo facciamo parlare, lo facciamo volare, lo facciamo correre. Beh no, non esageriamo, diciamo lo facciamo illuminare. Allora. Correre come correre, manco se legge. Però si può far volare. Ah, volendo sì. A fra poco. Mazinga Z, fuori! Arrivato l'arrotino! Dottor Inferno, non permetterò che il tuo piano riesca. Te lo impedirò con ogni mezzo. Sayaka, boss, tenete gli occhi aperti, ci stanno attaccando. Mazinga Z, tu sei invincibile, sei indistruttibile. Avanti, Mazinga Z! Pugni e razzo! Pugni e razzo! Dai, urla. Raggio termico! E luce fu! Oh, io penso che possiamo anche star così senza accendere la luce. Dici che c'è sufficiente? Assolutamente, penso proprio di sì. Magari facciamo così. Eccoci qua. Ah, ecco, troviamo un modo. Troviamo la soluzione. Così risparmiamo anche la corrente oggi. Allora, che dire, personalmente è veramente una bella impressione vedere il modello così tutto illuminato. Sicuramente la cosa che mi piace di più è il raggio termico, sia per come si vede, sia per quell'effetto di smorzamento lento che ha verso la fine, no? Del suo effetto. Sì. Veramente mi riporta alla mente quello che abbiamo visto nell'anime. Assolutamente, e mi trova molto soddisfatto questa cosa, molto appagato del lavoro fatto. La cosa che non mi appaga, perché io sono sempre bastian contrario alla situazione, è: donne, è arrivato l'arrotino! Arrota coltelli, forbici, forbicine! Oh, senza denigrare il doppiatore, che avrà fatto sicuramente del suo meglio, no, è anche capibile che ha doppiato probabilmente delle frasi senza avere davanti le immagini di ciò che doppiava. Sì, però campionare la voce in giapponese a me mi avrebbe dato una sensazione diversa. Allora, posso capire che non hai i diritti su Mazinga Z, la serie italiana, perché lì anche, come ha detto giustamente Andrea telefonicamente a me quando mi sono lamentato la prima volta, mi ha detto: guarda Giampo, che probabilmente i diritti per la voce originale non sono stati dati. Sì, potrebbero non aver dato l'autorizzazione per la voce di Claudio Sorrentino. Bravissimo. No? In quel caso c'è poco da fare, ovviamente. E lì, diciamo, posso pure chiudere un occhio, perché non è fondamentale. È fondamentale però avere la sensazione di sentire Mazinga Z, esatto. Di sentire Koji Kabuto. Non mi dai il Koji Kabuto originale, non mi dai Rio? Dammi il Koji Kabuto giapponese. Allora lì già avrebbe fatto un altro tipo di sensazione. Io stavoce da... c'era, diciamo, una fedeltà all'originale. Io stavoce da rotino, sinceramente, non la sopporto.
una serie di frasi lette solamente su carta senza avere davanti veramente l'immagine di quello che lui stava doppiando, sì. Quindi non avendo la scena davanti, logicamente è di una freddezza assurda. Esatto, è proprio come leggere un copione senza avere la percezione di quello che stai dicendo. Lo devi fare perché è lavoro. Esatto. Il discorso. Invece non voglio arrivare ai livelli di Romano Malaspina con Goldrake, no? Perché forse sono inarrivabili. Però un po' più di pathos, un po' più di convinzione sulla frase, sul comando che si sta recitando ci voleva, no? Per dare proprio la sensazione di una situazione anche di battaglia, perché qui parliamo di comandi per attivare armi che sono attivate durante una guerra, una battaglia. Allora, se tu mi dici come se stai avendo un prodotto, no? Arroto coltelli, vengo cartigenica, rotolone da 5 euro, a gas. Chiaramente, ripeto, forse non è colpa del doppiatore, ma è colpa di come gli è stato sottoposto il lavoro da fare. E quindi magari loro sicuramente hanno pensato di fare una cosa carina, perché ovviamente sì, non avendo la voce originale dice mettiamo comunque la voce in italiano e facciamoli contenti. Ma hai fatto contenta a metà, cioè esatto, nel senso che va bene la voce in italiano, ma dammi una voce, non me dà, anche perché io la voce penso interpretata, perché il discorso non è tanto per la voce simile. Ho anche il dubbio che questa sia la voce di una persona reale. Addirittura pensi a un'intelligenza artificiale? Io penso che sia stata fatta perché è troppo... Io non so, nel non, senso non che sento, non ho... Cioè, è una voce talmente robotica, tra virgolette. Un po' come il chat GPT che ha fatto sentire Massimo. Sì, praticamente l'altra sera. Sì, praticamente sì. Non lo so, io non ho dati riguardo questo, quindi non so se sia stata recitata o se sia stata elaborata elettronicamente. Fatto sta che comunque su quello si poteva fare sicuramente un lavoro un pochino migliore. E speriamo che magari questa voce arrivi ad Ascette per la futura implementazione degli effetti sonori del grande Mazinga. Pensa se te esce fuori una voce così. Speriamo di no, perché dopo l'arrotino che ci può mettere? Vendo ombrelli e... Castagnaro. Castagne e cocco bello col mare. Oppure la cosa più brutta sarebbe sentire la stessa voce, perché pure quello potrebbe essere... Potrebbe anche succedere, perché se utilizzano la stessa società che fa lo stesso lavoro, magari... Speriamo bene. Vabbè, comunque, indipendentemente da tutto, è una bella cosa. Speriamo che sia una critica costruttiva, senza voler affondare il lavoratore che ha eseguito il doppiaggio, per carità. Non sappiamo neanche il nome e cognome, esatto. Se no l'avremmo citato e l'avremmo detto senza saccante, però non sapendo il nome e cognome stiamo zitti e diciamo, no, non ci piace... Che sia, diciamo, da sprono per recitare un... Con un'enfasi diversa la cosa, perché ricordiamo sono comandi di battaglia questi, non sono comandi di socializzazione. Assolutamente. No? Non sono... Anche quando dice la frase sul barone Asciura, no? Sembra quasi una cosa amichevole, quello invece era il nemico. Ma non una cosa amichevole, sembra... Oddio, a me mi ricordano tanto le audiocassette, quelle che sentivamo da bambini, noi vecchi con la barba bianca. Avevamo delle cassette dentro che trovavamo nei giornali con le varie storie. Io sì, mi ricordo sì, sempre dei Masters, e c'erano delle cassette dove venivano narrate le avventure dei Masters, quindi a livello teatrale. E la voce non ti dico che è simile, perché erano molto più bravi loro, ovviamente, perché erano molto più bravi loro. Però stai su quel livello lì, cioè non c'è un pathos, non c'è sentimento, esatto, non c'è quella... Cioè una cosa semplicemente letta, sì, sì, leggermente interpretata, ma non più di quello. Bravo, bravissimo, okay, bravo. Però diciamo che grazie a Scelta di averla messa, perché comunque è una cosa in più. Però se facevi una scheda con memorizzati sia i dialoghi in italiano e sia quelli in giapponese, come ha fatto un vostro concorrente per il modello di supercar, dove sulla stessa scheda erano presenti 5 lingue, forse sarebbe stata più apprezzata la cosa. Sì. In maniera che se non mi piaceva una versione, usavo quella originale in giapponese. In tedesco. I Comunque, diciamo che si poteva tecnicamente fare e magari avrebbe dato anzi più valore ancora al modello, perché c'erano anche le frasi in giapponese originali. Sì, infatti, quindi... no, a quel punto era meglio magari mettere la frase in giapponese che... Ha molto, cioè io quando ho sentito la recensione del giornalista, quando l'ho vista e ho sentito come parlava in giapponese il robot, io non ho avuto l'emozione di dire cavolo che bello, mi ricordo quando era piccolo, perché in giapponese nessuno di noi l'ha visto. Con il tempo però abbiamo imparato anche a conoscere la versione giapponese di Mazinga Z, quindi è diventata automaticamente familiare anche la voce in giapponese.
e quindi di conseguenza apprezzabile. E quindi apprezzabile. E viene associata, cioè io perlomeno l'associo nello stesso identico modo di quella in italiano. Sì. Se la sento in giapponese o se la sento in origine italiano, per me l'emozione è sempre quella. Sì, perché alla fine il cervello memorizza entrambi, sì, diciamo, le, sì, lingue, no? Bravissimo. Quindi questa, la sensazione è quella. Sinceramente non mi fa né caldo né freddo. Bella, per carità, ma... E questo è sicuramente uno dei punti negativi del modello. Sì, che ne abbiamo tirati giù parecchi dei punti negativi, sì, ma abbiamo tirato giù anche tantissimi punti positivi, perché io ripeto, e Andrea sarà d'accordo con me, che un modello di Mazinga Zeta così non ce l'ha nessuno. Nessuno. Ce l'ha soltanto chi ha fatto appunto la collezione di Ascelt. Infatti sicuramente chi non l'ha fatto penso se ne pentirà, perché comunque è un modello che per questa fascia... temporale, chiamiamola, di questi anni non ce ne sarà un altro all'altezza. Fra 20 anni, chi lo sa, cambieranno anche le tecnologie, no? Tutto può essere. Al momento, come diceva giustamente Giampo, non possiamo mai parlare di Mazinga definitivo, di altri robot definitivi, no. Però questo sicuramente è un qualcosa che possiamo dire ci si avvicini in qualche modo, no? Ci si avvicina per la scala, ovviamente più è grande il robot più tanti dettagli si devono notare, e su questo sinceramente si notano tutti, non che siano tantissimi quelli del Mazinga Z, perché non è che c'è tanto che non si riesca a fare anche in una misura da Chocobin. A proposito, volevo precisare che prima l'effetto del vapore non l'avete visto semplicemente perché mi sono scordato per l'ennesima volta di comprare l'acqua distillata, quindi ce l'ho provato. Massimo, il giornalista, ad esempio, ci mette il sake. Lui va qua e si fa i suffumigi col sake. Lui spara il raggio e si fa il sake. Si mettono uno da un lato, uno dall'altro, e poi lui e il sensei fanno... Sì, sì, aspirano il sake direttamente dalla Mazinga. Comunque, no, ecco, non abbiamo parlato del raggio ciclonico. Un'altra gimmick esclusiva di questo modello. Che è esclusiva e che non ha nessun altro modello al mondo. Cioè, Mazinga Z, così com'è, è unico nel suo genere. Non già solo per il fatto del raggio ciclonico, diciamo, interpretato tramite questo svapo, no? Sì. Chiamiamolo così, lo rende unico. Un modello come questo, che ha questa gimmick, non c'è. C'è solo lui. Quindi per un estimatore di un Mazinga, sicuramente questo è l'effetto che fa la differenza rispetto agli altri modelli. E noi speriamo tutti che nel tempo che ci separerà da qui a quando sarà pronta la testa del grande Mazinga Ascelt, l'Anima Studio riesca a trovare il modo di inserire questa gimmick anche in quel robot, perché al momento pare che La testa purtroppo sarà l'ultima cosa che monteremo di quel mese. Quindi ce ne accorgeremo all'ultimo. Sì, però sì, ti posso è dire stata perché molto intelligente e molto furba. Sì, perché così c'è più tempo per lavorarci. No. Perché tanta gente si ferma la sola testa. Ah, per fare solo la testa? Beh, certo, quella è la solita paraculata un po' all'italiana. Capito? Ma all'italiana un po', ce l'hanno tutti sta però cosa. Però pure all'estero succede, certo. E quindi loro intelligentemente partono dal basso e poi finiscono con la testa. Perché così col piede, che te ne fai? Capito? Devi per forza continuare. C'è da dire che sulla testa ci stanno lavorando in questo momento, perché dalle foto pubblicate da Otaku, ciao Otaku, abbiamo visto che Anima Studio sta ancora lavorando sullo scalzo. Sì, ma vedrai che comunque quindi lo faranno. Io spero che lo inseriscano, anche perché io penso che il pubblico giapponese questa qui non gliela perdona se non ce lo mettono. No, ma è un'arma fondamentale, quindi sicuramente la faranno. Possiamo capire se manca, come si chiamava quella sul ginocchio, la punta diabolica? Sì, vabbè. No, quell'altra lama che stava qua? Com'era quella? Le lame diaboliche. Ma sul grande rifone non possiamo, diciamo, soprassedere, perché ecco, l'ha messa a questo. Cioè, quella è un'evoluzione. È vero che, come dicevano prima il giornalista Sensei, Ascelt è abituata nelle estensioni a depotenziarle, a togliere alcune gimmick, specialmente per quello che riguarda le motorizzazioni. Però in quel caso, vista la semplicità del circuitino, perché alla fine è un circuitino svapo molto molto semplificato, basterebbe al limite di ridurre la dimensione del serbatoio, sì, no? Già recupererebbero spazio in quel modo e potrebbero recuperare direttamente dall'interno del collo. Anche, magari spostando la centralina all'interno del corpo. Potrebbero fare la vaschetta all'interno del collo. Esatto. Vabbè, quindi, comunque noi non siamo ingegneri, ma fantastichiamo in maniera completa. Sono nostre speranze, poi vedremo come andrà a finire. Ok, fatto questo, andiamo alla votazione. Allora, totale, complessiva, senza dilungarci tanto. Così, guardando il modello, ne abbiamo dette tante. In testa ce l'abbiamo, le cose, no? Le abbiamo appena disquisite. Diamo una votazione dovuta al contenuto tecnico inserito nel in questo prodotto, in come è stato difficile o facile montarlo a seconda delle situazioni,
e in base alla sua estetica generale, quindi un po' tutto, e la sua fedeltà all'anime. Giampo, il tuo voto? 8 su 10. 8 su 10 perché i motivi li ho detti in tutto il video, quindi non c'è bisogno che mi dilungo più di tanto, ma ci sono tante carenze che non mi vanno né su e né giù, ripeto. Quindi do un 8 su 10 nella speranza che possa essere un 9 su 10 con il grande Mazinga e non un 10 su 10, perché il 10 su 10 non si dà mai a nessun robot. Quindi per me l'8 è un voto ottimo, di un prodotto che fa la differenza, di un prodotto che sicuramente negli anni avrà anche un valore intrinseco e un valore anche commerciale, perché saliranno molto le quotazioni di questo robot per i collezionisti. Chi non l'ha fatto, magnatevi i gomiti. Sa che su questo ci contesteranno, no? Diranno che non è vero, che... ma invece sicuramente questo già adesso, un po' di già adesso su eBay lo vedo a 3.500 euro, e andate a controllare anche voi se non ci credete, stanno a 3.500, quindi è un prodotto che comunque andrà crescendo anche nel valore. Ripeto, è un ottimo prodotto, non c'era in giro una cosa simile, quindi l'emozione è tanta, l'emozione è stata tantissima nel montarlo e nel vederlo poi costruito e finale. 8 su 10, non mi dilungo più di tanto, 8 su 10, punto. Io mi associo, aggiungo un mezzo punto in più, quindi un 8 e mezzo, perché? Perché in virtù del fatto che questo modello è il primo che c'ha appunto la gimmick, diciamo, del raggio ciclonico, e questo secondo me è una cosa da non trascurare nella valutazione, perché è veramente una cosa al momento unica e che non vedremo probabilmente per molto altro tempo ancora in altri raggio modelli. Ciclonico. Ragazzi, mi dispiace, mi sono dimenticato l'acqua distillata, non so come raggio fare ciclonico. Purtroppo che sono qua? Anche senza vederlo è comunque bello. Immaginatelo. Vabbè, tanto chi dico lo a casa l'ha visto benissimo, quali immagini e i filmati in cui si vede l'effetto ce ne sono stati tanti. Io purtroppo, ragazzi, vi chiedo scusa, ma sono stato talmente preso da cose da fare che me le sono proprio dimenticate per l'ennesima volta. Allora ragazzi, con questo chiudiamo questa nostra recensione, per quanto ci riguarda divertentissima, sperando che sia stata divertente anche per voi. E Giampo, vuoi aggiungere qualcosa prima di chiudere? No. Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. No, basta. Vogliamo straparlare ancora sul giornalista, no, sul sensei e il loro sake? No, lì c'è, pensa la polizia con la prova del palloncino, poi loro avranno problemi legali. No, lasciamo queste cose perché sono drammi umani. Ormai sono due drammi umani. Naturalmente scherziamo, giornalista e sensei sono due grandi amici. Quindi... Lui scherza, io no. Lui scherza. No, non è vero. Sappiate che lui ci è andato a cena più volte di me insieme, quindi non è come dice. Io ringrazio qui Giampo e vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al suo canale Instagram Mazinga Zen Italia, dove troverete, come vi dico sempre, una miriade di informazioni dedicate a questo ragazzone e a tutti i robot della trilogia Nagayana e non. Vi ricordo anche di iscrivervi all'Andrew Riker Channel, mi raccomando, pollice in su, chi vuole può anche fare una piccola donazione come hanno fatto i soliti amici che vedete nell'elenco in sovraimpressione, non c'è bisogno che fai così. E vi do appuntamento come sempre ai prossimi video che, se tutto va bene ragazzi, dovrebbe essere quello dell'Arcadia di Capitan Harlock che sto importando sempre dal Giappone tramite Ascent Collection Japan. Ok? Grazie di nuovo Giampo! Grazie Andrea! È stato un piacere averti qui, sei come bellissimo. Sempre bellissimo anche per me, sei sempre una fonte di informazioni personale. E appuntamento al prossimo episodio, ciao a tutti! Majingo! Fighter on! Ciao a tutti! E stop! Bello. Bello, grande Giampo, veramente grande. Questo è venuto proprio caruccia.